Grazie a tutti voi per essere qui, veramente vi auguro una splendida giornata con Corrado Malanga, GCP. Con le domande facciamo magari una breve sessione prima della fine della mattinata e poi le altre le facciamo alla fine del pomeriggio. Grazie. Buona giornata a voi. Eccoci. Allora, siamo in perfetto orario, vediamo se riusciamo a fare tutto il nostro discorso. Queste brevissime introduzioni, queste conferenze, chiamiamole così, hanno diverse modalità. Sono lunghe, innanzitutto. Sono lunghe perché mettiamo insieme in una giornata tutto quello che si potrebbe dire in diversi momenti e sono anche, se vogliamo, anche un po' faticose. In realtà la gente manco starsa per andare a fare pipì poi alla fine, quindi evidentemente la cosa riesce un po' anche a interessare in qualche modo. Perché, sapete, dopo 35 minuti, 40 minuti che uno chiacchiera, si perde la voglia di stare a sentire quello che il soggetto, in questo caso io, sta dicendo. Invece di solito in queste conferenze succede tutto il contrario, cioè succede che quando finisce dice come è già finita e magari è passata una giornata. Questo vuol dire che ci sono dei contenuti all'interno di questo scatolone che sono importanti e che si capisce come la gente ascolta volentieri le cose, non si stanca se te gli stai facendo un discorso pieno di contenuti che possono essere condivisi o no, ma sono contenuti, quindi ci si accorge immediatamente che quando uno in realtà si stanca è perché, nella maggior parte dei casi succede così, i contenuti non ci sono, cioè sono cose dette, trite e ritrite. Da questo punto di vista, e mi rompe anche un po' le scatole a me rifare per la terza volta, anche se lo facciamo sempre con delle variazioni, perché chiaramente non mi riesce di fare una cosa uguale all'altra, questo tipo di approccio, questa è la terza volta, dopodiché per questo dico non ne faremo più, perché poi avete a disposizione tutto il materiale, d'accordo, sul libro, sugli articoli che sono stati scritti, che potete scaricare direttamente dal sito corradomalangaexperience.com, ci sono i video, quindi perché tornare a ridire, a rifare una cosa? C'è un motivo sostanziale. Le altre volte molta gente è rimasta fuori, anche a Roma ultimamente più di 50 persone non hanno potuto partecipare proprio per la capienza della sala che era messa a disposizione, perché i pompieri non vogliono sostanzialmente. Per cui ecco, abbiamo cercato di fare questa cosa un po' coram populo, con tutti insieme. So perfettamente che il relatore vivo è diverso da un filmato. Perché? È lo stesso motivo del perché una persona deve andare a lezione. Cioè, perché lo studente viene a lezione? Viene a lezione, potrebbe leggersi il libro, si fa prima. Io che faccio? Dico le cose che ci sono scritte sul libro, no? Uguale a oggi. In qualche modo, però, c'è una metacomunicazione che passa tra me e voi, che passa solo se questa metacomunicazione esiste, poiché ci sono io che chiacchiero. Cioè, un CD questa metacomunicazione non ce l'ha. Morale della favola, chi ha provato a fare le ipnosi le regressive con il disco di Brian Weiss, beh, gli dico che non funzionerà mai così. Ci vuole Brian Weiss in persona, perché lui, in qualche modo, interagisce con voi e fa delle cose. Ecco. Per cui speriamo di non di fare un discorso che non stanchi le persone, però dietro la presenza dell'oratore in carne ed ossa c'è la metacomunicazione, cioè tutta quella che è l'esperienza in questo contesto, nel caso mio, che io ho avuto in questi ultimi anni, ve la trasmetto su un canale che non si vede. È un canale che conta per il 97% della comunicazione. Voi sapete che la comunicazione orale è solamente il 3%, il 97% è come mi vesto, come cammino, come muovo, come respiro, tutte queste cose che vi danno tutta una serie di informazioni incredibili. In più c'è anche un certo tipo di esperienza che io ho vissuto. Quando vi dico una cosa, vi parlo di una cosa, io la vedo nella testa, e siccome la mia coscienza parla con la vostra, perché lo vedremo fra un attimo, c'è una intercomunicazione tra di noi, ecco che voi
pur non avendo sentito parlare con le parole i concetti, la vostra coscienza li ha presi lo stesso. Voi siete inconsapevoli di questo. Quando qualcuno legge uno degli articoli che scrivo, poi viene da me e mi dice: ma lo sai che tutto quello che te hai scritto io già lo sapevo? Già, però lo dovevi leggere. In qualche modo, cioè, in quell'istante ti rendi conto che l'informazione, te che sei il creatore dell'universo, ce l'avevi già dentro di te. Questa era la prefazione. Triade Color Test. Questa è una chiave di lettura. È una chiave di lettura che serve a fare un sacco di cose, che ora vediamo qui. Allora, diamo un'occhiata a quello che c'è scritto. Dunque, gli aspetti, di che cosa parleremo oggi? Il Triade Color Test, dinamico, flash, vuol dire dinamico perché si muove qualcosa, non è un test statico. Flash vuol dire si fa subito, costa poco tempo, ottieni i risultati immediatamente. E ci sono degli aspetti che vedremo che sono gli aspetti storici. Non è che una mattina io mi sono svegliato e ho detto ora faccio il TCT. No, c'è stata una evoluzione sostanziale che è partita dall'istante in cui io avevo cominciato a studiare, come molti di voi sapranno, quella fenomenologia che riguardava i fenomeni di adduzione aliena. Gli alieni venivano, facevano delle cose sugli esseri umani, questi esseri umani erano del tutto inconsapevoli di tutto ciò, e a un certo punto quello che succedeva è che bisognava trovare una metodologia per fare in qualche modo ricordare, cioè riacquisire consapevolezza di sé a queste persone. Gli americani avevano utilizzato l'ipnosi e noi cominciamo a verificare se potevamo anche noi fare la stessa cosa. Da lì l'ipnosi è stato solo il primo passo. Il Triade Color Test Dinamico Flash, lo diciamo subito nella prima slide, è una metodologia di grande evoluzione rispetto all'ipnosi regressiva. Cioè, con il TCT in un quarto d'ora voi su di voi fate lo stesso lavoro che io potevo fare su una persona addotta nel giro di 3 anni, 4 anni, in un quarto d'ora. Quindi vedrete, e lo ridiremo poi alla fine, non crediate che l'ipnosi sia per forza il metodo su cui bisogna interagire e passare per risolvere il proprio problema. Da lì è nato poi, cioè sono gli aspetti evolutivi, sono nati prima degli altri test, abbiamo abbandonato l'ipnosi, abbiamo fatto sistemi diversi, il Simbad, che poi vedremo, la meditazione... sì, la Flash Mental Simulation era un aspetto fondamentale. Per arrivare al Triade Color Test, al Triade Color Test Dinamico, al Triade Color Test Dinamico Flash, che è l'ultimo. Dall'analisi del sé all'evoluzione del sé. Certo, perché in quell'istante che noi facevamo tutte queste evoluzioni, comprendevamo che avevamo messo il dito su un casino allucinante. Cioè, il problema fondamentale non era più a un certo punto studiare gli alieni, da dove venivano, cosa facevano su di noi, come noi ci comportavamo in quell'ambiente lì. Il problema era che dovevamo acquisire la consapevolezza di noi. Io una cosa che dicevo tanto tempo fa era: non si possono studiare gli alieni se non sai come sei fatto te. E quindi siamo dovuti in qualche modo tornare indietro, a effetto boomerang, e cercare di comprendere chi eravamo. Nell'istante in cui ci siamo posti sto problema, ecco che è nata l'esigenza di capire chi siamo, l'idea del proprio sé, chi sono io, perché se no non riesco ad andare avanti. Con queste tecniche il chi sono io viene fuori, e viene fuori non solo chi sono io, ma cosa ci faccio qui, perché sono su questo cavolo di pianeta, chi mi ci ha messo qui dentro. Sostanzialmente questo è un corpo, il corpo è una specie di cappotto che te compri quando nasci, nuovo, e poi muore, in qualche modo non è che il cappotto, cioè il corpo è morto, il cappotto è sempre morto, come tutti i cappotti che te vai a comprare. Il cappotto si muove perché ci sei te dentro, quindi il sé dentro andava capito,
chi sei te? Come mai hai scelto quel cappotto lì e non hai scelto un altro cappotto? Perché hai deciso di nascere in quella famiglia lì? Queste sono cose che venivano fuori dalle ipnosi, ma che poi abbiamo utilizzato nella triade color test. Quindi noi alla fine ce ne può fregare di meno dell'alieno. Quello che ci interessa a questo punto era andare a monte di tutto il problema. Ma perché sono venuto qui e mi sono sottoposto a, per esempio, tutta una serie di problematiche che chi me l'ha fatto fare? Non potevo stare dove stavo prima, che si stava tanto bene. La idea del proprio sé. Quindi l'interferenza aliena perde di significato, mentre acquista il significato tutta quella serie di disarmonie che noi abbiamo durante la nostra vita. L'interferenza aliena è una disarmonia, un qualsiasi tipo di malattia è una disarmonia. La disarmonia è una malattia. La malattia è... Che cos'è la malattia? La malattia è quell'istante in cui te ti fai una domanda e sei malato finché non ti rispondi. Da questo punto di vista, la vita è una malattia la cui risposta è nell'atto della morte. Non c'è nessun'altra definizione, quindi siamo qui per capire delle cose, perché noi all'inizio, nella nostra vita, quando nasciamo, è come se ci fossimo fatti una domanda. Abbiamo tutta la vita di tempo per rispondere in tutte le varie sfumature a questa domanda, e quando crepiamo finalmente ci siamo dati una risposta, perché se no non crepiamo. E quindi succede che la gente muore subito, muore dopo 10 anni, muore a 80 anni, non ha nessuna voglia di morire fino a 120 anni, come Berlusconi, perché lui dice che vivrà fino a 120 anni, ce lo terremo lì. C'era, e beh, quindi qualcuno, i cattolici dicono che le persone che sono più longeve sono quelle un po' cattivette, e quindi il Signore, siccome è buono, gli dà tanto tempo su questa terra da vivere, perché così si può capire. Se questi sono duri, vivono fino a Matusalemme, non capivo una mazza, sostanzialmente. Questo è il modo di vedere le cose. Allora, quindi, l'importante è l'analisi del sé. È il metodo archetipale per ricordare chi siamo. Metodo archetipale è un metodo, è come guidare l'automobile. Quando te sai come l'automobile si guida, non hai problemi e sai dove vuoi andare e l'automobile ti ci porta. Che cosa vuol dire archetipale? Vuol dire che in qualche modo il nostro universo virtuale è costruito in un modo tale, noi lo abbiamo costruito così, perché noi siamo, e lo vedremo fra un attimo, i creatori dell'universo, lo creiamo ma del tutto inconsapevolmente. E allora quello che viene fuori è che ci sono pochissime regole in realtà che costruiscono l'universo. L'universo sembra grandissimo, complicato, un frattale, un ologramma, un casino allucinante. Bene, questo universo ha pochissime regole. Queste regole si muovono come legate a delle operazioni matematiche, il più, il meno, il per, il diviso, quelle cose lì. Quelli sono gli archetipi, e degli archetipi ce ne sono pochissimi. La gente vede tanti archetipi quanto più ha una visione complicata dell'universo. Quanto più la sua coscienza aumenta, il numero di archetipi diminuisce, perché lui si rende conto che bastano pochissime regole per descrivere quell'universo che ti sembrava complicato, solo perché non sapevano l'equazione d'onda dell'universo. Quindi te sei davanti a un fenomeno complicatissimo che descrivi con una formula matematica complicatissima. Ma perché? Perché non ne hai consapevolezza. Nell'istante in cui tu hai consapevolezza precisa di quello che stai guardando, la formula matematica diventa semplicissima, perché vuol dire che ne hai consapevolezza. Quindi le cose complicate, dicono i fisici e i matematici, sono sempre sostanzialmente sbagliate. Le leggi della fisica semplici, E uguale mc al quadrato, una formuletta semplice, poi che è stata interpretata in modo diverso, però è la formula semplice che ti dice qual è il grado di realtà di quella formula che descrive l'universo. Le cose sono semplici, gli archetipi sono questi operatori matematici che il nostro cervello, senza sapere la matematica, utilizza, ma non ammettono errori. Cioè, sei sicuro che la visione archetipale del tuo cervello, quando hai capito come funziona il tuo cervello, è una visione corretta. Molti fanno la simulazione mentale, qualunque essa sia, e poi ti dicono: ma mi sono inventato tutto. No, se la visione archetipale è una visione
mentale, una visione archetipale, l'archetipo non è mistificabile. Te non ti puoi sbagliare, fidati della tua visione mentale perché sarà quella corretta, non ti puoi sbagliare, te sei il creatore dell'universo, te non te lo ricordi, te utilizzi delle regole precise che sono sicuramente quelle giuste, non te lo ricordi ma te lo dico io, sono giuste. Allora vedete che questo metodo permette la risoluzione del problema della separazione. Come al solito noi semplifichiamo la vita a tutti. In che senso? Chissà, io ho un problema, te ce n'hai un altro, lui ha un altro problema, il mondo è 7 miliardi di problemi. No! Questi 7 miliardi di problemi sono 7 miliardi di versioni dell'unico problema che noi abbiamo, il problema della separazione. Pensa com'è semplice sta cosa. Cioè ognuno di noi deve risolvere un problema che riguarda la separazione da una persona, da un oggetto, da un libro, da un modo di pensare, dall'idea del passato, da un parente rompipalle. Il mondo è pieno di questa separazione e si comprende come la separazione sarà legata a una formula matematica. Perché dico sempre la formula matematica? Perché noi abbiamo nel nostro cervello, noi siamo fatti così, cioè noi pensiamo molto con il lobo sinistro del cervello e abbastanza poco con il lobo destro. Il lobo sinistro del cervello, la parte maschile del sé, la razionalità, tutto quello che volete, è legata sostanzialmente a quella che noi chiamiamo ragione, no? 2 più 2 deve fare 4. Allora io ti introduco questo discorso in questo modo, così la parte sinistra del nostro cervello, la parte spirituale, la parte maschile, è contenta e dice: questo non spara cazzate, ha detto che 2 più 2 fa 4, quindi sono d'accordo con lui. E aumenta con questo sistema il rapporto tra me e voi, la mia credibilità. Quando la Madonna si presenta, no? Che è comparsa la Madonna ha bisogno, o qualsiasi cosa essa sia, ha bisogno di essere credibile, quindi compare come tu credi che la Madonna sia. In Sud America è morenita, in Sudafrica è totalmente nera, in Jugoslavia è bruna con gli occhi azzurri, è per forza di cose. In India piange la statua del dio Scimmia, cioè lo stesso tipo di manifestazione dietro la quale c'è un certo tipo di volontà. Se vuole che tu creda a quello che lei ti sta comunicando, si deve mostrare nel modo in cui tu credi che essa sia, così essa sarà credibile. In qualche modo è quello che sto tentando di fare io. Però, mentre la Madonna e la sua apparizione vi piglia per il culo, io cerco di non fare questa cosa qui. Anche perché un'altra delle regole fondamentali della programmazione neurolinguistica, che Bandler e Grinder scrivono sui loro libri, subito, Diltz, questa gente qui, scrive sui libri di programmazione neurolinguistica che la PNL non è una cosa che serve per fregare la gente, è una cosa per acquisire consapevolezza di sé. Cioè, se te usi la PNL come oggi succede nei social network, dove voi andate a cercare un corso di programmazione neurolinguistica e scoprite le stronzate più grandi dell'universo, no? Ora hanno inventato la programmazione neuroquantistica, no? Sono cazzate. Cioè la cosa fondamentale è: non puoi usare la PNL per fregare una persona più di una volta, perché la seconda volta quella persona ha capito, ha compreso e tu non la potrai più manipolare. Questo è fondamentale, eh? Quindi io, siamo già al terzo corso di questo tipo di CT, sarei già fuori tempo massimo. La risoluzione del problema della separazione, quindi questa è la cosa che è la cosa più importante di tutto. Alla fine, noi comprendendo questo, abbiamo risolto i nostri problemi, anche se ora non lo sappiamo. L'analisi della realtà virtuale. Una delle cose fondamentali che il nostro cervello crede di capire è che qui siamo in una sala con tante persone. Non è così. Te dici, sì, questa se lo sapevo io, è impazzito. No, l'universo è un universo fatto in un certo modo. L'universo, vedremo, che ha degli aggettivi. Per una volta fatemeli usare, gli aggettivi non si dovrebbero mai utilizzare. Perché l'aggettivo è sempre un linguaggio duale, no? Buono, cattivo, acceso, spento, bello, brutto, alto, basso. In questo contesto l'aggettivazione che noi utilizziamo è un'aggettivazione descrittiva, ma non di tipo duale. L'universo è un ologramma frattalico. Un ologramma.
Il nostro cervello è un lettore di ologrammi. Noi crediamo di muoverci in questo spazio-tempo, di andare avanti e indietro, di fare delle cose. Non è così. Questo non esiste. È una specie di Matrix, se vogliamo dire così. Però il nostro cervello gli dà questa accezione. Noi crediamo che l'universo sia fatto in questo modo. Gli esperimenti di fisica quantistica dimostrano chiaramente che l'universo è non locale, cioè non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia, ma qualcosa che gli assomiglia, che poi magari vedremo. Allora il nostro cervello, quando noi facciamo la simulazione mentale, ci dobbiamo chiedere: ma che cosa sto simulando? Se sei un ologramma, ma dov'è la simulazione? Qual è il luogo che sto io creando nella mia testa? Perché devo dire questo? Perché noi dobbiamo fare qualcosa che faccia acquisire la consapevolezza della gente. Quindi io non solo ti dico l'automobile si guida così, ma ti devo dire l'automobile si guida così per questo e quest'altro motivo, se no te la guidi male. Infatti vedete in giro quanta gente c'è che guida l'automobile senza consapevolezza di sé, cioè te giri a destra perché sai che devi tornare a casa e girare a destra, ma te non ti rendi conto che mentre stai girando a destra il movimento del collo si piega per un attimo così, e quello lì davanti, anche se te non hai messo la freccia, ha capito perfettamente, brutto stronzo, che te giravi a destra. Bene, allora te vedi che in quel movimento, in quel modo, in quell'occasione, in quell'istante, te comprendi qualcosa che a scuola guida non ti hanno detto. E perché non te l'hanno detto? Perché non la sanno. Quindi noi abbiamo una marea di gente che guida la macchina, ma che non ha la più pallida consapevolezza di che cosa sta facendo. No, nel TCT noi dobbiamo acquisire la consapevolezza di noi, quindi sono per forza vi devo fare un pippone tremendo sul come funziona tutto. Perché avrete più possibilità alla fine di dire mi è venuto e non di dire non mi è venuto. L'unificazione con la realtà reale, virtuale reale, questo sì che è duale. Noi siamo in una realtà virtuale, ma se è tutto finto, se è un ologramma, allora non esiste niente? No, come non esiste niente? Dire finto non vuol dire che non c'è, finto è la finzione esiste. La virtualità si differisce dalla realtà semplicemente perché la realtà non è mutevole, la virtualità sì. Noi siamo coscienza, la coscienza è sempre stata al di fuori dello spazio e del tempo, ma a un certo punto ha avuto bisogno di svilupparsi. In quell'istante ha creato la realtà virtuale, cioè noi siamo i creatori di questo film. E ognuno se lo crea sto film, mica nello stesso modo, tutti in modo diverso, ma non ce ne accorgiamo, perché le differenze sono sostanzialmente piccole. E allora nel mondo macroscopico noi tutti siamo più o meno coscienti qui ora, in questo istante, di vedere la stessa scena. Potremmo fare degli esperimenti, sia di quantistica che sociali, per mostrarvi che non è così. Ognuno di noi vede sta stanza in un modo totalmente diverso, perché se la crea in un modo diverso e quindi è poi assoggettato alla creazione che lui stesso inconsapevolmente ha fatto. Dalla questa creazione, lo dico qui, la nostra mente ha difficoltà a staccarsi. Io ho creato questo paio d'occhiali, bene, però non lo so di averli creati io credo di averli comprati dall'ottico. Io ho creato questo paio d'occhiali, la mia mente sa perfettamente che questi sono paio d'occhiali. Se io gli dico guarda che sei te che hai creato questo paio d'occhiali, trasforma questo paio d'occhiali in una farfalla, la mente al massimo ti dice io li vedo come un paio d'occhiali, quindi non sapendo che lei stessa ha creato questo, non essendone consapevole, non sa che l'ha creato e quindi non sa neanche che li può modificare. Questa è la difficoltà che te hai nel fare un miracolo. La razionalità, quella che si viene a definire razionalità, ti impedisce, perché a scuola ti hanno detto che questo è un paio d'occhiali, a scuola ti hanno detto che la realtà non si modifica. Sapete che i bambini piccoli invece che non sono andati a scuola la sanno modificare meglio di noi la realtà? Un bambino piccolo casca si sbuccia una mano e piange e la mamma gli dice senti fai così, guarda una volta a destra, tre volte a sinistra e fai tre pernacchi a Gesù, dopo ti passerà perché questo è il sistema. Lui fa così e gli passa, ma perché è un bambino che non è stato ancora a scuola, perché se ti vai a scuola sei finito, no?
Allora perché andare a scuola? Andare a scuola serve perché poi alla fine, se ce la fai, cioè se il lavaggio del cervello non ha avuto l'esito che sul 99,9% degli esseri umani ha, se ce la fai ad uscire da scuola ancora sano, lo capisci dov'è che la scuola sbagliava. E sbagliava nel punto della dualità, lì, la separazione. Sbaglia lì la scuola. Buoni e cattivi, subito te lo dice. Unificazione con la realtà reale. Noi dobbiamo tornare ad essere quello che eravamo, cioè coscienza. Il TCT serve a questo. Cosa dice Papa Bergoglio? Pancio. Cosa dice Papa Bergoglio? Papa Bergoglio lo chiamano Pancio dalle parti sue. Cioè, cosa diceva Bergoglio? Non pensiate di dover fare un cammino di autoconscienza e autoconsapevolezza. Questo vi porterà fuori strada. Dovete passare sempre da Gesù. E cos'è? Una tassa? Cioè, invece noi diciamo no. No, 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 no. Se vuoi, cioè, fai anche questa esperienza, me che ti dico di non farla, se vuoi. Però renditi conto che di qua si vede il mondo da un altro punto di vista. Cervello e ZPE. Come cavolo funziona il cervello? Perché se noi dobbiamo impiantare un discorso sul TCT, dobbiamo capire esattamente il cervello come è fatto. A me non piace fare le reclame dei libri, come la gente fa le cose, però ve lo dico solo per informazione. Tutte le cose che dico, ma anche altre lì dentro ci sono, che ovviamente la comunicazione verbale e la comunicazione scritta sono due comunicazioni differenti. Ora non voglio entrare nel come si fa, però lì ci sono, c'è un approccio anche differente. Si parla di cose che qui non abbiamo tempo di parlare. Ci sono le bibliografie, le cose, uno se le vuole andare a vedere, si vuole studiare gli articoli, vabbè. Però insomma tutto quello che io dico come al solito, ed è per questo che io non ho più voglia di fare le conferenze sul TCT, c'è scritto lì, quindi uno se le va a vedere, se no gli tocca andare a prendere tutti gli articoli che ho scritto, le 24.000 pagine che non so quante sono che ho scritto in questi ultimi anni, e deve andare a trovare tutti i pezzi che io ho scritto e ho messo insieme in un modo più o meno intellegibile qui sullo scritto. Ecco, e ora entriamo nel nostro discorso. Il nostro cervello, come è strutturato l'universo e videonico, che cosa vuol dire videonico ve lo dico, com'è il nostro cervello e come il cervello rappresenta archetipalmente l'universo. Da tutti gli anni degli studi di ipnosi che noi abbiamo fatto, abbiamo visto che il nostro cervello vedeva l'universo in un modo archetipale, cioè anche se metti in ipnosi una formica, un marziano, chiunque, sì, mi viene sempre in mente il nome di un politico e quello dico, quello no, perché lì dentro nel cervello non c'ha nulla, quindi con lui non lo posso fare, scegliete un nome a caso. Noi vediamo il nostro cervello vede l'universo fatto geometricamente. Allora la cosa più importante è, non è la matematica, non è la fisica, non sono le lettere, la storia, non c'è niente, c'è solo la geometria. Torniamo indietro di 2000 anni quasi e andiamo a parlare di Platone. Platone aveva visto giusto, aveva una mente semplice che portava in fondo le cose al punto giusto, al risultato finale. È la geometria che conta. Il nostro universo nasce in un modo totalmente geometrico. La geometria deve essere salvaguardata e c'è un parametro della geometria, cioè non pensiate chissà ora devo studiare gli solidi platonici, che cosa sarà un eicoesaedro, chi se ne frega. La cosa più importante è il concetto fondamentale. Quello che non deve cambiare nell'universo è la simmetria. La simmetria è quella serie di parametri che ti fanno capire come un oggetto sia più o meno simmetrico. Una sfera ha infiniti elementi di simmetria, un piano di simmetria, un asse di simmetria, un centro di inversione, tutte quelle cose strane che poi i matematici gli hanno dato dei numeri che ti sono diventate complicate. Te guarda a occhio vedrai tutto ciò che aumenta la simmetria del sistema aumenta anche la coscienza. Pensa a te, tutto ciò che va verso la simmetria aumenta l'entropia, e siccome l'entropia è una misura
attraverso la consapevolezza della tua coscienza, tu alla fine, se fai una cosa che va verso la simmetria, capisci. Questo, sapete che cosa vuol dire nel TCT? Vuol dire che te sei più simmetrico quando sei coscienza integrata che non tre pallette di tre colori differenti, perché il colore è una misura di simmetria. Quindi la fisica cromodinamica dice che il giallo è l'opposto del blu. Oh, guarda, il giallo è l'opposto del blu, il magenta è l'opposto del verde, il ciano, questo azzurretto schifoso, è l'opposto del rosso. Il nostro cervello vede l'universo diviso in 8 ottanti. Pensate che questa cosa c'è scritta anche nel mito, negli antichi testi ebraici di natura cabalistica, ma anche no, si dice che Dio ha creato l'universo con 6 dimensioni. Le 6 dimensioni sono quei 6 colori lì, che sono sostanzialmente i semiassi, che il nostro cervello archetipalmente, senza che nessuno gli abbia detto niente, tende a individuare come assi dello spazio, del tempo e dell'energia. Lo spazio è questo qui, avanti, indietro, rosso, ciano, questo qui, ed è, noi ce l'abbiamo dentro di noi, rosso in avanti, ciano dietro. Poi c'è l'asse del tempo, che è futuro da questa parte giallo, passato da questa parte blu. Poi c'è l'asse dell'energia, magenta in alto e verde in basso. Questo coso qui ci permette di capire come è fatto l'universo, perché se l'universo è un ologramma ed è un frattale, il frattale è fatto di tanti mattoncini tutti uguali tra di loro. Il mattone grande grande, l'universo gigantesco, è esattamente la forma più grande di un mattoncino piccolo piccolo. Quindi l'universo è fatto così. Quindi l'oggetto più piccolo dell'universo, che è un fotone, è fatto così. Il fotone ha questa proprietà, te lo puoi descrivere, scrivere, disegnare in questo contesto geometricamente come qualcosa che ha una sua simmetria, una simmetria colore. Il fotone è completamente simmetrico perché ha diversi piani di simmetria. Da una parte ti divide il rosso e il ciano, che sono il colore e l'anticolore, che sono uno l'immagine speculare dell'altro. Funziona così. Il cervello quindi vede le cose fatte così. La stanza mentale che noi utilizziamo per il triade color test, come qualsiasi simulazione, è una stanza in cui tu crei delle cose. È reale o virtuale questa stanza? L'esperienza di premorte è PR mentale. Che cosa vuol dire? Io mi sono scritto quelle cose perché sennò poi non mi ricordo e vado prendo la tangente, magari andiamo a parlare di cose che non ci interessano. Allora questa cosa mi fa ricordare cosa devo dire ora. Ci sono due tipi di realtà, una realtà reale e una realtà virtuale. La realtà reale è totalmente fissa, è quella, è stata così e sarà così. La realtà reale è e ha un nome, diamoglielo, la coscienza. Poi se te sei cattolico la chiamerai Dio. Ma è la coscienza. Questa coscienza è immutabile, non cambia mai. Per questo non può essere descritta da una formula matematica, perché le formule matematiche descrivono delle cose che non si modificano, che cambiano. F di x uguale a 3 y quadrato diviso pi greco. Ha una formula che a ogni valore di x assegna un valore di y. Ma se x e y sono sempre gli stessi, non c'è bisogno di descrivere niente, anzi non si può descrivere niente. Tutto fermo non ti permette di essere descritto. Ci avete un'idea del tempo? Voi credete che il tempo passi. Oggi, qui, ora, lì, dopo. Qui e lì sono due misure dello spazio. Ora e dopo sono due misure del tempo. Qui, ora, qui, dopo, sono sempre qui, quindi ora e dopo non ha nessun significato. Allora, voi comprendete che subito l'idea del tempo esiste solo perché gli oggetti si spostano, perché se gli oggetti non si spostano, il tempo non ha nessun bisogno di essere descritto.
Nell'universo olografico si dimostra che non c'è lo spostamento di niente nella realtà reale, perché tutto rimane così. Quindi non solo non c'è il tempo, ma non c'è manco lo spazio, non c'è niente. Questo niente è uguale al tutto, perché niente e tutto sono la stessa cosa. Perché il tuo cervello deve capire che il vuoto è vuoto perché non c'è niente, oppure è vuoto perché c'è tutta la materia e tutta l'antimateria che si annichiliscono fra di loro e te non vedi niente. Guardate che sono due situazioni completamente diverse. È l'esempio che si faceva sempre: a Pisa c'è una cosa che si chiama il gioco del ponte, c'è una corda con due squadre che tirano, uno tira da una parte e uno tira dall'altra. Voi siete nel mezzo e vedete la corda che è ferma. La corda è ferma perché le due squadre tirano nello stesso modo o perché non c'è nessuna squadra che tira niente? Come fai a saperlo? Certo, prendi una scure e dai un colpo alla corda. Sapete che cosa vuol dire, no? Che tu hai creato una perturbazione del sistema. Se non c'è nessuno che tira la corda, i due pezzi di corda cascano lì. Se ci sono due squadre che tirano con la stessa forza, i due pezzi di corda, uno schizza a destra e l'altro schizzerà a sinistra. Questo sostanzialmente è quello che viene identificato dalla fisica come il metodo delle perturbazioni. Quando te non sai che cosa sta succedendo a una cosa, perché è all'equilibrio, te sposta l'equilibrio, fai qualcosa, rompi le palle all'equilibrio e guarda come la natura riporta in equilibrio la stessa cosa. Te c'hai una pallina attaccata a un filo e vuoi studiare il moto del pendolo, la pallina è ferma. Cosa faceva Galileo? Prendeva la pallina e la spingeva e guardava con che legge il pendolo tornava fermo. Funziona così. Il nostro cervello è stato scoperto da un signore che si chiama Coslin, che il nostro cervello, pur non sapendo niente di fisica, agisce e crea cose con le leggi della fisica. È incredibile. Ma questo perché succede? Succede perché te sei il creatore dell'universo, te inconsapevolmente non lo sai, te hai creato l'universo e te lo leggi con quello strumento che poi ti ha permesso di crearlo. Quindi tu non sai che stai utilizzando le regole che tu stesso hai costruito. Se uno si dovesse immaginare, lo potete fare, una pallina di gomma che voi lasciate andare su questo pavimento e vedete nel vostro cervello la pallina di gomma, la vedrete che rimbalza. O chi ve l'ha detto che rimbalza? Non solo, ma rimbalza anche sempre a metà, a metà, a metà, a metà. Cioè il vostro cervello sa esattamente le leggi della fisica. Sa che cosa vuol dire urto elastico, urto anelastico, sa che cosa vuol dire densità della materia, sa tutto, ma non è andata a scuola. Cioè, ce l'avete già dentro, è per questo che poi si scopre che a scuola non c'è, che ci andate a fare. Solo per capire che così avete acquisito dei prerequisiti che vi permettono di capire che la virtualità, quella che il mondo della scuola descrive, non è correttamente descritta. Esperienza di premorte e DPR mentale. Allora, l'esperienza della premorte è quella cosa che ci permette di capire che noi, quando andiamo, sul libro è trattata in modo molto più approfondito, quando uno crepa, un'essenza che esce da questo cappotto se ne va per i cavoli suoi, poi qualche volta le cose non tornano, non funzionano, questa essenza rientra nel corpo, si riprende il cappotto e la rimette in vita. Quindi la vita è qualcosa che ha a che fare con la coscienza. Che differenza c'è tra questo paio d'occhiali e me? Se questo paio d'occhiali viene colpito dalla luce, da un fotone, non se ne accorge. Se io vengo colpito da un fotone, me ne accorgo. Che differenza c'è tra me e questo paio d'occhiali? Beh, siamo fatti tutti e due di materia, siamo fatti tutti e due di energia, siamo fatti tutti e due di spazio e di tempo che occupiamo. E allora che differenza c'è? C'è che io sono vivo, lui è morto. E che differenza c'è tra un vivo e un morto? Il vivo ha la coscienza, il morto no. Quindi la coscienza è la vita. 2 più 2 non fa 19. C'è poco da fare. E questo, dalle esperienze di PR, noi comprendiamo che noi qui siamo un'essenza con dentro qualcosa. In modo del tutto esoterico, i cristiani davano l'accezione di Trinità. Noi siamo il tabernacolo, cosa dice il cattolico? Noi siamo il tabernacolo della Santissima Trinità. E questa cavolo di Trinità, che cos'è?
nel triade color test, noi andiamo a verificare questa esperienza e andiamo a cercare la nostra trinità e comprendiamo che attraverso un linguaggio simbolico, sicuramente archetipico, nel Nuovo Testamento c'è scritto qualcosa che va oltre l'esperienza di una figura che si chiamava Joshua Krishna, che non ha niente a che fare con Gesù Cristo. Ma questo è un altro paio di maniche, un'altra conferenza. EPR mentale. Che cavolo vuol dire EPR? Sapete, gli americani sono quelli che, che chiamano tutto con le sigle, no? EPR non vuol dire Electron Proton Resonance, come qualcuno si potrebbe immaginare, ma EPR vuol dire Einstein, Podolsky, Rosen, che sono tre signori che hanno scritto tanti anni fa un lavoro contro la fisica quantistica. Einstein diceva che la quantistica è una cazzata, Dio non gioca a dadi, le cose sono semplici e la quantistica mi vorrebbe far capire che c'è una indeterminazione nel capire qualcosa, un'indeterminazione. Heisenberg prenderà il premio Nobel sulla indeterminazione e sul principio di indeterminazione. Non è possibile che ci sia... Cioè, perché questo? Perché lo scienziato non ammette con la sua egoicità di non poter arrivare a un risultato giusto, preciso, esatto, finale, con una misura. Il problema del fisico oggi è un problema di misura. Il fisico, che cos'è la fisica? La fisica è quella scienza che misura le cose. Allora, se io sono uno scienziato e sono un fisico e misuro le cose, mi vieni a dire che non sono capace di misurare per bene tutto? Ma allora io cosa faccio? Non servo a niente. Bravo. E allora, siccome il fisico deve comprendere non servo a niente, ecco che Einstein dice: come, a me mi hanno dato anche il premio Nobel, ti dico che io sì, ora non sono capace di misurare quella cosa. Ci saranno dei parametri nascosti che un bel giorno mi faranno capire che cos'è, ma state tranquilli che nel tempo risolveremo anche le cose che non abbiamo risolto. Sì e no. Quindi c'era una lotta tra Einstein e quindi la teoria della gravità, della gravitazione, della relatività, e invece la parte della fisica quantistica, la quale vedeva il mondo non come una realtà precisa, ma come la probabilità che un evento accada. È un concetto completamente nuovo. Te non puoi misurare perfetto, te hai la probabilità che quella tua misura sia giusta al 90%. Einstein non accettava questo. Dio non gioca a dadi, anche perché perderebbe se giocasse a dadi. Questo forse Einstein non ce l'aveva chiaro nella testa. E pierde. Che cos'è la fisica quantistica? La fisica quantistica è qualcosa che ci permette di descrivere l'universo in un modo estremamente incredibile. Allora vi dirò una cosa. Esiste un signore che si chiama Bell, che ha fatto una diseguaglianza, la diseguaglianza di Bell. Quando voi leggete sta cazzo di diseguaglianza, io l'ho letta 14.000 volte per capire in italiano che cosa voleva dire, perché sapete che quando i matematici e i fisici parlano, usano questo linguaggio un po' come i medici, non vogliono farti capire che cosa hanno scritto, no? Come se si vergognassero sostanzialmente e comprendessero loro inconsapevolmente che non hanno capito molto bene chiaramente le cose, però siccome te li paghi quando vai da loro, loro si vergognano di dire: ma io credo che te abbia questa malattia, però intanto prenda questa medicina, poi vediamo. Come poi vediamo, no? Vabbè. Allora, la fisica quantistica si muove in questa accezione. Tutto era relativo. Bell dice: c'è una diseguaglianza, che io ve la dico come deve essere detta, non per gli scienziati che si capiscono tra di loro, come deve essere detta. Bell dice e dimostra: tutte le teorie della fisica sono sbagliate, virgola. Questa era la prima riga, virgola. Solo, quindi, sia la cinematica normale, la fisica normale, sia la teoria della relatività, sia la quantistica, che sono i tre modi di vedere banalmente le cose, sono sbagliate, cioè non descrivono l'universo come deve essere descritto. Però, se la fisica quantistica ammettesse
che l'universo è un universo non locale, allora la fisica quantistica potrebbe essere giusta. Cioè, le altre vengono subito tagliate fuori. La quantistica ha la possibilità nelle sue equazioni di dire: l'universo non esiste come noi crediamo che ci sia, non c'è né lo spazio né il tempo, è tutto finto. In quel contesto, allora forse la fisica quantistica ha la probabilità di essere giusta. È per questo che noi parliamo di quantistica. Ecco, quindi nella fisica quantistica si prevede che il nostro universo, quindi sostanzialmente fisica quantistica moderna, sia non locale, cioè tutto accade in un unico punto. Allora, in un unico punto cosa vuol dire? Qui c'è un punto, qui c'è un altro punto, ma questi sono due punti diversi. La fisica quantistica mi sta dicendo che non è vero, che questo punto e questo punto sono lo stesso punto, sono io che credo di vedere da questo mio osservatorio due cose che in realtà non ci sono. Se la fisica quantistica dice questo, vuol dire che nell'universo esiste un solo punto, il punto zero, lo ZPE, cioè un zero point energy, un punto in cui lo spazio, il tempo e l'energia si annullano. Non ci possono essere due punti che hanno questa stessa caratteristica. Beh, in questo punto lo spazio, l'energia e il tempo zero, qua spazio, energia e tempo zero. Ma questi due punti sono uguali o sono identici? Sono identici perché sono sovrapponibili. Quanti punti identici esistono nell'universo? Uno solo. Allora, non ci sono due punti. Potrebbero essere due punti uguali, ma due punti identici no. Te c'hai un cubo qui, rosso, e c'hai un altro cubo uguale qui, rosso. Questi due cubi sono uguali. Perché non sono identici? Non sono identici perché stanno uno qui e uno qui. Nell'istante in cui questi due cubi si sovrappongono e diventano un cubo solo, quelli stanno nello spazio, nel tempo e nell'energia nello stesso posto. Allora sì che sono lo stesso cubo e sono indistinguibili, quindi sono la stessa cosa. Il nostro cervello produce uno zero point energy. Allora i nostri cervelli, quando noi facciamo la meditazione, che è poi qualsiasi tipo di meditazione, ma anche il 3D color test, noi costruiamo all'interno del nostro cervello, in un punto preciso, lo zero point energy. Dove cavolo sta? Guardate, gli effetti del cervello quando uno fa la meditazione trascendentale, before e after, prima e dopo. Vedete che il cervello attraverso la PET sostanzialmente si colora in due modi completamente diversi. Il colore, come al solito, è una misura, è un modo che noi abbiamo per misurare la simmetria dell'universo. Cioè qualcosa sta cambiando, no? Nel nostro cervello noi abbiamo tre cose fondamentali che sono la ghiandola pineale, la pituitaria e la carotidea. La pineale, la pituitaria e la carotidea nel nostro cervello, che è un po' un'antenna paraboloide, fate conto questa, in realtà si potrebbe dimostrare che è costruita, alcuni lo dicono, ci sono pochissimi lavori scientifici di questo tipo, però lo dicono, che potrebbe essere tre paraboloidi, uno grande grande e che contiene gli altri due. Quindi un'antenna paraboloide come quella che vi permette di vedere Sky, c'ha un fuoco, che sono queste palline in alto, che sono le tre ghiandole. Questi tre fuochi passano tutti per un punto preciso. Il punto preciso è l'occhio di Horus, come lo chiamavano gli antichi, cioè il talamo. Questa è la figura vera del talamo e questo è l'occhio di Horus, come lo vedevano gli antichi egizi, che ogni tanto, visto che gli crepava qualcuno fra le mani, guardavano nella testa come era fatta, cioè come bambino piccolo smonta il giocattolo, no? Bambino piccolo smonta il giocattolo per guardare che cosa c'è dentro. Perché? Perché il giocattolo è lui stesso. Allora il bambino piccolo non si accorge che smontando il giocattolo sta smontando se stesso per guardare come lui stesso è fatto dentro. Non se ne accorge, e questo vi deve far pensare a una cosa fondamentale: che noi stiamo usando la realtà virtuale esterna come necessità a specchio di vedere quello che noi da dentro non riusciamo a capire. Quindi noi creiamo solo quello sostanzialmente che non riusciamo a comprendere, a capire, lo creiamo fuori, perché così, osservandolo dall'esterno, speriamo che in qualche modo questa osservazione ci permetta di arrivare al risultato finale, cioè sapere chi siamo.
da dentro non riusciamo a fare l'introspezione, creo e stroietto un pezzo di me fuori e lo guardo, solo che non me ne accorgo. Il bambino crea il giocattolo e lo butta per terra per guardare come lui stesso è fatto dentro. Ecco, perché viene fuori questo coso qui? Forse in quel punto, in quell'istante lì, voi scoprite una cosa. Se voi fate con le analisi il cervello e lo andate a verificare e guardate che cosa succede quando uno fa la meditazione, mano a mano che il soggetto, fotografia 1, medita, gli si illumina il talamo, poi finisce la meditazione e il talamo gli si rispegne, potremmo dire così, non è che si illumina, cambia colore. Allora perché il talamo? Perché nell'istante il talamo è quel punto, quel fulcro in cui passano tutte le informazioni della realtà virtuale, cioè il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale, cioè la pineale, la pituitaria e la carotidea. La pineale risente del campo magnetico. Ovviamente i telefonini ti fanno male lì. La pituitaria e la carotidea risentono rispettivamente del campo elettrico e del campo gravitazionale. La pituitaria, per esempio, è quella che ti permette, se quando funziona male, di vedere fenomeni di gigantismo o di nanismo, no? Perché tu non senti sostanzialmente quello che è il parametro della forza di gravità del pianeta, no? E quando te abiti vicino a un traliccio dell'alta tensione ti viene il tumore qua. Capisci a me? Quindi quelle sono le tre zone che una ti legge il campo elettrico, una il campo magnetico e una il campo gravitazionale. Il mito parla del famoso terzo occhio. Il terzo occhio, o meglio, tre chakra della testa sostanzialmente, che ti fanno aprire il terzo occhio. Il terzo occhio, se vuoi, è il talamo in qualche modo, cioè è l'istante in cui tu vedresti l'universo al di fuori della maglia, ti direbbero così gli esoteristi, la Madame Blavatsky ti direbbe così, Steiner ti direbbe così. In realtà te non vedi più l'universo, la stanza, questa qui come un campo elettrico, come un campo magnetico e come un campo gravitazionale, ma vedi qualcosa di diverso, che te non sai come sarà, però lo vedi quando te hai la possibilità attraverso la meditazione di fare quello che a volte fanno alcune droghe, cioè te ti impasticchi di composti chimici che hanno a che fare con una di queste tre soprattutto, che è la pineale. La pineale altera il contenuto di serotonina e di melatonina. In quell'istante qualcosa accade tra queste tre valvole, queste tre ghiandole, e te cominci a vedere l'universo con una percezione differente, allargata o anche modificata, molto più simile a quella, ma instabile, a quella che te hai nei momenti di veglia. Jung diceva, ma è più vero il giorno quando te vivi o la notte quando te sogni? E si potrebbe scoprire che è più vivo, è più reale, è più vicino alla realtà vera quando te sogni, perché sei andato a scuola e quindi ti hanno insegnato che le mele devono cascare per terra. Quindi se il bambino piccolo vede una mela che casca per aria, va dal babbo fisico dell'università e dice, babbo, ho visto una mela che casca per aria, e il babbo gli dà un calcio nel culo al bambino. Se il fisico vede una mela che casca per aria, si gira dall'altra parte e dice ho le allucinazioni, vado dallo psichiatra. La mela casca per aria a prescindere dal fisico, ma il bambino accetta questa cosa perché non è stato a scuola. Al fisico gli hanno detto che le mele devono cascare per terra, e lui, se vede una mela che casca per aria, dice c'è qualcosa dentro di me che non va. Invece non è un problema di percezione, è un problema di accettazione della percezione. Questa è la limitazione della scienza. Allora, cosa vuol dire tutto ciò? Che noi quando facciamo il TCT lo facciamo all'interno del talamo. Dove sta la stanza del triade color test? Nel talamo, lì dentro, lì nel mezzo. Noi siamo i creatori dell'universo. Voi non ci avete bisogno di sentire da me queste cose. Ve le chiedete da soli e vi risponderete, come una rivista di neuroscienze ha pubblicato la seguente cosa. Questa rivista di neuroscienze ha chiesto alla gente, a prescindere che siano maschi, femmine, mancini, di religione più o meno strana, dove secondo loro era posizionata la coscienza. Guarda che cosa ti fa. Quasi il 90% delle persone, perché l'83 più il 3 è 4%, guarda cosa ti dice.
Vedi, questi due sono gli assi dello spazio e del tempo, l'asse verticale e l'asse dell'energia, che loro, questa donna, con questa, alzando e abbassando le mani, ha indicato esattamente. Quindi sono tre misurazioni contemporaneamente in questa immagine. E il 90% sostanzialmente delle persone pensa di avere la coscienza dov'è? Nel talamo. Non è che la coscienza è nel talamo c'è quello Z point energy che ti permette chiaramente, chiaramente, di sapere chi sei. Quindi, e ciò può accadere solo perché te dentro di te lo sai. Come fai a saperlo? Lo sai perché l'hai costruito te l'universo, te sai come sei fatto. È una domanda del tutto inconsapevolmente inconscia, a bruciapelo. Tuo marito ti tradisce o no? No. Ma è quell'S che ti hai detto all'inizio che ti ha fregato. Perché si dimostra che il lobo destro e il lobo sinistro hanno dato due risposte diverse. E uno dei due lobi ha risposto più velocemente dell'altro. L'altro ha corretto la prima risposta. Quindi, siccome chi si dimostra da lavori di neuroscienze, quando si creano queste due differenziazioni tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, l'emisfero che ha risposto più velocemente è quello sostanzialmente che dice la verità, ed è quasi sempre l'emisfero destro, cioè la parte femminile di sé. Allora, noi lo sappiamo, quindi, dove ci abbiamo il TCT. Il TCT arriva lì dentro, è lì, la stanza è lì dentro, nel talamo. E qui dobbiamo capire a questo punto che differenza c'è tra l'immaginarci una cosa dentro la stanza mentale e vedere il mondo esterno. Quindi la differenza sostanziale che c'è tra la realtà virtuale e la realtà reale. La realtà virtuale è uno specchio sostanzialmente della nostra creazione. Jung dice: non c'è nessuna differenza sostanziale tra le cose che te stai immaginando e le cose esterne. È la stessa parte del cervello, dice Koslin, neurofisiologo di prima, che vede questa stanza e giudica la profondità, l'ampiezza, il colore, il calore che c'è qui dentro. È la stessa zona di cervello che ti permette di fare la simulazione mentale. Quindi non c'è nessuna differenza tra la tua creazione interna e la creazione esterna. Perché? Perché sono tutte e due ologrammi. Jung non lo sa, Koslin nemmeno, ma chi verrà dopo e che si inventa la matematica della fisica degli ologrammi, questa cosa ce l'ha ben chiara. Tutto accade in un unico punto, nel nostro cervello. Non solo, ma c'è un aspetto fondamentale che è un problema di entanglement. Su questo ci arriviamo fra un secondo. Ciò che appare fuori di noi è lo specchio del nostro stato interiore. Questa è una consapevolezza importante, perché se io ho una persona davanti a me, io esco di casa e questo mi dà una coltellata, il problema è che io non me la devo prendere con lui perché mi ha dato una coltellata. Io devo cercare di capire dentro di me perché mi sono costruito una realtà virtuale a specchio che ha mostrato una situazione mia di disagio per cui io mi sono auto-accoltellato. Perché chi mi accoltella è una mia creazione, chi mi accoltella sono sempre io. Perché mi sono fatto accoltellare? Perché non vedevo dentro di me una serie di problematiche che c'avevo. Le ho dovute estroiettare fuori, costruirle fuori e fare in modo che esse interagissero con me per farmi capire qualcosa che non capivo. Questo è l'atteggiamento corretto. Osservare l'esterno, quindi, per capire chi siamo, è importante imparare dall'osservazione dell'altro, rapporto con l'altro, cosa è la coscienza gemella, e qui si apre il mondo. Allora, c'è un signore che si chiama Hofstalter che ha scritto una serie di libri che parlano del loop. Il loop, cioè un giropesco, direbbero a Livorno, cioè una serie di elucubrazioni mentali che ti portano da nessuna parte se non dal punto di partenza. Ma possiamo, dice Hofstalter, noi che siamo sicuramente tutti una coscienza unica, unificata, noi siamo la stessa cosa, quindi chi c'è fuori di me sostanzialmente è uno specchio della mia realtà. Hofstalter dice questo, no? Possiamo guardare l'altro e capire chi siamo?
Risposta di Ostalder: no, perché l'altro è la nostra immagine speculare, quindi ci rimanderà, ci rigetterà addosso la nostra vera natura. Quindi noi non possiamo pretendere di guardarci allo specchio e di capire qualche cosa che non abbiamo capito, perché lo specchio ci ributta le stesse informazioni che avevamo noi. Vero o falso? Falso. Perché? Perché è vero che Ostalder dice che siamo tutti quanti la stessa cosa. È vero che noi cerchiamo di fare un processo di introspezione guardando all'esterno. È vero che l'altro è un'immagine speculare, ma l'immagine speculare a cui noi ci riferiamo non è la semplice immagine speculare di me davanti a uno specchio, è un'immagine speculare CPT, cioè carica, parità e tempo. Cioè noi non solo vediamo la nostra immagine speculare e basta, ma noi ci specchiamo nella nostra antimateria sostanzialmente, cioè noi vediamo quella parte di noi che noi non sappiamo riconoscere. Quando noi vediamo due pesci che si muovono in questo modo e che sembrano uno in qualche modo fare le cose che fa l'altro in modo opposto, diciamo sostanzialmente che i due pesci sono entangled tra di loro. L'altro che noi abbiamo davanti è sempre entangled con noi, cioè intrecciato. Questo lo fanno i fotoni, sapete. Io prendo due fotoni che sono nati gemelli, uno lo mando a Milano e l'altro lo mando a Roma. Il primo fai finta che sia una pallina che girerà sul suo asse a destra, il secondo è un'altra pallina che girerà sul suo asse a sinistra. C'è un'immagine speculare, quindi devono fare così perché la creazione deve essere una creazione speculare. Quando io prendo il mio elettrone, il mio fotone, la mia particella, la blocco, la picchio e la costringo a girare nell'altro modo, l'altro, il suo compagno, si accorge esattamente di quello che sta facendo il primo, anche se fosse a miliardi di anni luce di distanza, ed immediatamente cambia la sua rotazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un entanglement, cioè i due pezzi sono attaccati tra di loro. I due pezzi sono attaccati tra di loro. Che cosa dice la scienza ufficiale? Il fenomeno di entanglement è una cosa misteriosa. Non si sa perché è così, ma è così. Ok. Esiste, è stato misurato, non c'è nessun problema, dipende dal piano di simmetria dell'universo. Ok. Le due cose sono collegate tra di loro, il primo fotone da una parte e il secondo fotone dall'altra sono collegati tra di loro, sono entangled, intrecciati. No, o meglio, ni. È vero che quando uno fa una cosa, l'altro fa la cosa opposta. È vero. Ed è vero anche che la fa a prescindere dallo spazio e dal tempo, cioè vedete, non c'è la velocità della luce. Si dimostra che l'universo è non locale, perché se un fotone è su Alfa di Centauri e l'altro fotone è su M13, il primo fotone dovrebbe dire a quell'altro: oh, a me mi hanno rotto le palle, mi hanno pestato un piede, ah sì è vero, ora sento il dolore, e lo deve fare oltre la velocità della luce, cioè immediatamente, se no si crea una problematica sulla simmetria dell'universo, l'universo si dissimmetrizza se tutto non accade contemporaneamente. Allora la velocità della luce non c'è. No, la velocità della luce c'è perché è stato misurato che sono 300.000 km al secondo, non c'è niente da fare. E allora? E allora vuol dire che questi due fotoni non sono così distanti come si pensa. I due fotoni in realtà sono sostanzialmente uno stesso evento che accade nello stesso punto. Ecco perché si dice che l'universo è non locale, cioè quello che noi vediamo come distanza tra noi ed M13 non esiste, è finto, lo vediamo con i nostri sensi, ma non c'è la distanza e non c'è neanche la distanza temporale. Ma allora sto cavolo di entanglement che cos'è? L'entanglement te lo devo spiegare, perché te sei entangled con l'altro soggetto che tu vedrai fuori di te, sei in qualche modo intrecciato, è per questo che io ti dico devi capire bene che cosa succede all'altro, così l'altro è un'immagine speculare di te in qualche modo. Perché i due fotoni non sono entangled tra di loro come appare, ma sono entangled con il loro creatore che sei te. Tu nell'istante dello zero point energy, nell'istante in cui tu stai facendo la tua creazione mentale, nell'istante in cui stai facendo il tuo TCT del cavolo, stai creando delle cose. E quando crei delle cose, le crei con l'unico mattone dell'universo che sai creare, la luce. Cioè, da una parte crei un fotone, dall'altra parte crei un antifotone. La realtà virtuale ti permette di vedere solo i fotoni.
Non entriamo in questo discorso perché bisognerebbe scrivere 20 pagine di integrali e non è il caso. Però l'antifotone reagisce con l'antimateria, il fotone reagisce con la materia. Allora tu vedi in questo universo, i tuoi sensi sono in grado di vedere solo la parte materiale dell'universo. Quindi tu fai una doppia creazione, ma l'altra metà non la vedi. Diciamo così. Bene. Allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando tu crei un fotone da una parte e un antifotone dall'altra, li hai creati entangled con te. Quando tu cambi la tua creazione, perché prendi un fotone e gli cambi qualcosa, cambi anche l'altra creazione. Questo vuol dire che l'entanglement esiste come unica prova inconfutabile del fatto che noi siamo i creatori dell'universo. Te lo dice la fisica quantistica, non è che ce lo stiamo inventando. La fisica quantistica non sa perché c'è l'entanglement. Noi sì. Oh, non siamo neanche andati a fisica. Cioè, sì, a me questa cosa mi fa impazzire. Lo so che magari a voi non ve ne fotte una mazza dei fotoni, però io sono contento, no, quando succede qualche cosa del genere. Beh, questo vuol dire questo. Noi siamo i creatori dell'universo. Allora, questo per rispondere, giro lunghissimo, alle persone che ti dicono ma il TCT ce lo siamo inventato noi, i colori delle sfere le facciamo venire fuori come vogliamo noi. No, i colori delle sfere rispondono a delle regole di simmetria colore precise. Il mito parla chiaro, perché nel mito c'è la realtà dei fatti. Perché se noi siamo i creatori dell'universo, inconsapevoli, quando creiamo un film, scriviamo un libro, impostiamo il mito, in quell'istante noi scriviamo su carta quello che noi abbiamo dentro. Noi ce l'abbiamo dentro e lo vogliamo tirare fuori come e non sappiamo capire la natura della nostra creazione. Ed è per questo che abbiamo il bisogno di estroiettarla fuori. Perché una volta che abbiamo scritto, abbiamo fatto un quadro, il quadro che cos'è, si dice? È sostanzialmente un'estrusione dell'immagine del pittore, è il pittore che butta fuori se stesso. No? Beh, io ti dico di più, non è il pittore che butta fuori se stesso, il pittore butta fuori quella parte di sé che non ha capito e la mette su una tela per guardarla e per cercare dall'esterno di capire chi è lui, solo che non lo sa. Da questo punto di vista, chi fa un quadro è come se scrivesse il mito, scrivesse la storia dell'universo, come è nato l'universo. Quindi tutti i miti della Genesi sono uguali perché cambieranno i nomi. Invece Noè, invece di chiamarsi Noè, si chiamerà Upnapistin nella valle dell'Indo, ma sempre Noè, che fa una barca lunga la misura. Poi passa il diritto universale, invece di aspettare la colomba con ramoscello in bocca che gli dice che c'è della terra, passa un corvo. Upnapistin c'ha i corvi, non ce l'ha i colombi, in India evidentemente i colombi non ci sono, ci sono i corvi. Vabbè, cambia qualcosa, ma il mito è sempre lo stesso. E la natura del mito è sempre la stessa, non perché il mito si sia tramandato, ma perché chiunque abbia costruito l'idea di come è nato l'universo lo sapeva, perché lui è l'universo, come quando te, ma ha bisogno di tirarlo fuori per leggere poi quello che ha scritto, per cercare di capire che è lui quella cosa lì, l'ha fatta lui. E nel mito c'è una coscienza che piano piano ha la necessità di dividersi in due e si divide sempre di più in due. Di sopra vedete un'altra ipotesi di lavoro, la coscienza, che è quella specie di sfera, che poi non è neanche una sfera, è un niente, ma facciamo finta di poterlo vedere come una sfera. Noi siamo nell'universo virtuale e dobbiamo vedere le cose con i parametri della virtualità, quindi le dimensioni. Una sfera impalpabile che sostanzialmente comincia a comprendere dentro di sé che può essere vista in due modi diversi, locale o non locale, cioè un'onda o una particella, un puntino o una sfera. Io sono qui, in questo punto, o sono dappertutto? Sono l'universo che non ha limiti o sono non locale, cioè sono solamente qui e in realtà i limiti sono tutta un'altra cosa? In quel contesto coscienza fa l'unica cosa che la coscienza può fare. La coscienza è l'unica cosa che esiste. Bene, l'unica cosa che esiste
può fare una sola cosa, una sola operazione chirurgica, dividersi in due. Pensate a un'ipotesi di un'altra cosa che potrebbe fare e non vi viene in mente. Una cosa unica può, come supersimmetrica, come una sfera. Pensate, se una sfera ruota su se stesso te non te ne accorgi. Pensa a una biglia di acciaio, una biglia di acciaio a specchio che pum, ruota su se stessa, te non lo vedi. No? È un esempio di dire, l'unica cosa che te puoi aspettarti da una sfera perfettamente simmetrica è dividersi. Perché si è divisa? Domanda che non ha senso. Non ha senso perché se non si divideva, noi non eravamo qui a parlarne. Si è divisa e noi in quell'istante, nell'istante della divisione, la coscienza comprende, porca puttana, ho perso un pezzo. Così, no? Così. E lì nasce in quell'istante la dualità, nasce il positivo e il negativo, l'avanti e indietro, la destra e la sinistra, l'alto e il basso, nasce quella cosa che noi chiameremo libero arbitrio. Il libero arbitrio serve ed è funzionale al fatto che noi dobbiamo fare con coscienza e consapevolezza di noi, cioè io devo acquisire la consapevolezza del che cavolo è la divisione, mi sono si è staccato un pezzo da me e ora cosa faccio? Così la coscienza prima non sa niente, non gliene importa niente, non ha nessun bisogno di chiedersi niente. Questa è la prima fase. L'entropia del sistema, cioè la misura dell'informazione, cioè il grado di consapevolezza della coscienza, è meno infinito, cioè la coscienza di sé non sa una mazza. Nell'istante in cui la coscienza si divide, in quell'istante nasce la realtà virtuale, in quell'istante nasce la dualità, in quell'istante nasce l'idea di porsi il problema, porca puttana, ho perso un pezzo. E in quell'istante la coscienza comprende che deve capire che cosa sta succedendo. Quindi, capire la divisione. Ve lo ricordate una delle slide precedenti? Comprendere la separazione. Capire la divisione. La divisione, la coscienza si è divisa in due e studierà in quell'istante, da quell'istante in poi, tutte le possibilità di comprendere che cos'è la divisione per poi alla fine dire io sono il contrario. Allora, la vita che noi facciamo in questo momento è legata tutta all'istante della divisione. Perché? Perché l'universo è non locale, cioè il tempo non esiste. L'istante in cui la coscienza si è divisa è ora, sta accadendo ora, e noi frattalicamente viviamo miliardi di altri tipi di separazioni dentro di noi che ci permetteranno poi alla fine, ognuno di noi, di portare un pezzettino di contributo all'essere unico che siamo. Si fa, se no ci mettiamo una vita veramente. Ma invece così si fa subito tutto, in 10 alla meno 44 secondi, il tempo di Planck. Al di sotto di quel tempo non c'è niente, il tempo più piccolo che c'è. Allora, in quell'istante noi comprendiamo, quell'istante è anche questo istante, ed è per questo che noi abbiamo da comprendere solo una cosa, cioè qual è la nostra separazione, qual è il nostro contributo alla comprensione della separazione che dobbiamo portare alla coscienza. Allora, cos'è che mi rompe le palle in questa vita? Perché mi rompo le palle ora a dirvi questa cosa? Perché se voi non risolvete il problema della separazione che avete nella realtà virtuale, è col cavolo che le sfere dell'anima, della mente e dello spirito vi si uniranno. Perché le sfere di anima, di mente e di spirito vi dicono: te, prima di tornare ad essere coscienza integrata, devi finire l'esperienza. E per finire l'esperienza la devi capire. L'hai capita l'esperienza di tuo babbo che ti violentava da piccola? No. E allora non ci si riunisce. Prima cerca di capire questa cosa qui, importante, poi dopo se ne riragiona. Quindi lo sviluppo del triade color test non è semplicemente in grano la prima, la seconda, la terza, la quarta, poi so che se posso andare indietro c'è anche la retromarcia. Non basta sapere come funziona l'automobile, devi sapere perché la stai guidando in quel modo lì, se no non andrai avanti. Il processo non è meccanicistico. Ah, ho fatto il TCT, ho fatto il TCT, però non è cambiato nulla. Sai quanta gente ti scrive questa cosa qui? No, non è cosa doveva cambiare? Cioè, innanzitutto chiediamoci che cos'è il cambiamento, no? Allora, dentro la frase, lessicalmente parlando, si capisce che te vivi nella dualità ancora, quindi non puoi aver fatto l'integrazione.
No, non basta fare l'integrazione col TCT, bisogna viverla. Te sei il TCT. Ecco, per questo ci rompiamo le palle con tutti questi discorsi. Nel mito, chiaramente il mito lo vedete, no? Questo è uno dei milioni di esempi in cui il mito si manifesta attraverso un disegno. L'essere androgino, cioè colui che è maschio e femmina insieme, la parte spirituale e la parte animica che si sono fuse insieme. Al di là della contestualizzazione di questo disegno, vedete che c'è sempre un alberetto qui. Questo alberetto non a caso ha 13 fiori, non a caso ce n'ha 6 da una parte e 6 dall'altra, no? E uno nel mezzo. Questi sono esattamente i punti delle Levidion. Quanti sono i semiassi delle Levidion? 6. Se voi andate a verificare questa cosa qui è l'albero della vita. Qui, se voi ci fate un'elica, ecco che ci avete il DNA sostanzialmente. Il DNA è l'albero della vita. Noi lo chiamiamo DNA, gli antichi lo chiamavano albero della vita, ma è quella cosa lì dove la Kundalini, i due serpenti maschio e femmina che si incrociano 4 volte, perché 4 sono le basi puriniche e pirimidiniche del DNA. Chiaro che chi faceva la Kundalini, che per la prima volta ha disegnato questa cosa, non si è reso conto di quello che disegnava il DNA, cioè l'albero della vita virtuale, no? Vedete come nel mito c'è scritto tutto. Allora cosa dico? Se voi avete la chiave di lettura giusta e quindi avete cominciato a fare dei processi di integrazione, quando andate a leggere il mito, quando guardate il telegiornale, lo vedete in un modo diverso, con una chiave di lettura che vi fa comprendere che quella cosa che state guardando ve la siete creata voi da soli, ma la sapete interpretare con una consapevolezza maggiore. Quindi questo paio d'occhiali non vi paiono più un paio d'occhiali, ma vi sembrano un gruppo di vettori e di tensori, che è una cosa completamente diversa. Quando Lilli Gruber al telegiornale spara cazzate, è chiaro che voi lo capite perfettamente che sta sparando cazzate. Non avete più dubbi che l'informazione non è quella lì, quella vera, ma è un'altra, perché voi avete la consapevolezza che, e la tremenda consapevolezza che avete anche, è che la maggior parte degli italiani crederanno a Lilli Gruber. Allora, la realtà e la dualità in fisica, guardate. Noi dobbiamo comprendere come funziona il TCT, quindi purtroppo mi tocca dirle queste cose qua. Tutto l'universo si divide in due, capito? Perché noi abbiamo da lavorare su questo problema, il problema della dualità. Quindi tutta la realtà virtuale ci appare duale in tutte le sue forme. Guardate, onda o particella? Io sono qui o sono dappertutto nell'universo? Fotone o antifotone? Materia o antimateria? Energia positiva o energia negativa? Voi vi cominciate a rendere conto che esiste una cosa che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg. Heisenberg ci prende il premio Nobel e dice: guardate, non possiamo fare una misura accurata delle cose, perché quando io cerco di misurare l'energia di un sistema, purtroppo non so questo sistema dove si trovi, cioè sbaglio la sua posizione. Questo è il principio di indeterminazione, sostanzialmente. Ma come? Ma se noi siamo i creatori dell'universo, ma perché avrei dovuto creare un universo con una indeterminazione? Oh, so io che l'ho fatto, lo saprò come l'ho fatto bene. Come mai Heisenberg, che era marxista-leninista, quindi assolutamente determinista, e poi scriverà nel suo libro: ma proprio a me mi toccava scoprire questo principio, che sono marxista. Gli girano anche le palle, lo scrive sul suo libro. Certo che è lui che deve scoprire il principio di indeterminazione, perché lui ha questo problema da risolvere e quindi lo estroietta fuori attraverso i suoi studi, che gli vengono a rigettargli addosso il fatto che proprio non c'è nessuna indeterminazione, come la scienza moderna cerca infatti di dimostrare. Perché ci sono stati degli esperimenti che hanno dimostrato che l'indeterminazione non esiste. Ma allora sta cazzo di indeterminazione che cos'è? È facile. Se voi fate i conti e sapete un po' di fisica, vi rendete subito conto che l'indeterminazione è esattamente legata all'energia di un antifotone. Cioè tutto quello che gli esseri umani, fisici di questo pianeta non accettano, che ci sia l'antifotone. Ma come? Se l'universo ha un piano di simmetria, perché il fotone dovrebbe essere l'unica particella che non ha un antifotone? Il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa.
Vedremo perché la scienza vede queste cose in un unico modo e cominceremo a comprendere perché noi ci sbagliamo nel vedere l'universo fatto in questo modo, perché è semplice la cosa. E chiaramente questo dipende dall'ordine e dal disordine, perché ordine e disordine è l'entropia, ma l'entropia che segno ha? Più o meno? Ma l'entropia è legata a una forma di energia, lo sapete? L'energia diviso la temperatura dà l'entropia. Quindi se io non capisco se i fotoni sono positivi o negativi o ci sono tutti e due, faccio un casino con l'entropia che non ha senso. Nel nostro universo vediamo l'entropia che sale sempre. L'entropia è la misura della coscienza, cioè la consapevolezza, è l'informazione in termini di computer, è una informazione l'entropia. Più siamo informati, più siamo consapevoli, 2 più 2 non fa 19, la consapevolezza è la misura della coscienza che è non misurabile. Allora, quindi, come al solito, io ho 100 miliardi in banca, ma non so di averli, quindi ho una coscienza, ma non ne ho consapevolezza. Vuol dire questo, differenza tra S, entropia, e delta S, consapevolezza di sé, come sostanzialmente tendeva a dire Penrose, che è un fisico inglese. Quindi siamo tutti legati a quell'aspetto lì del segno del fotone e dell'antifotone. Femminile e maschile. Femminile e maschile sono la rappresentazione di una dualità che sostanzialmente ha ragione di esistere solo perché tu te lo devi ricordare chi sei. Se non te lo ricordi, sei finito. Il mito parla chiaro sul femminile e sul maschile, lo vedremo fra un attimo. L'acido e le basi, sapete che in chimica tutto è yin e yang, cioè o sono acidi o sono basi, la somma delle due cose. Cioè, poi c'è un principio della fisica importantissimo, che è un principio, non si dimostra, non c'è una dimostrazione, è così e basta, come il principio della termodinamica, si vede che l'entropia aumenta sempre, non è dimostrabile. Proprio per la natura dell'entropia, la coscienza non è dimostrabile e quindi il principio che descrive l'entropia non può essere un teorema, è un principio e basta. L'acido e le base, yin e yang, sostanzialmente sono quei due aspetti che ti dicono: ma lo sai che quando un acido si riunisce con una base si sviluppa sostanzialmente energia e il sistema aumenta l'entropia, cioè tutto si calma. L'entropia viene buttata, l'energia in eccesso viene buttata fuori sotto forma di calore e il sistema va verso una maggiore simmetria. Acido da una parte, base dall'altra, poi c'hai la formazione di un sale che è la cosa intermedia. C'è scritto così sui libri. Sostanzialmente si vede questo, che la somma di 1 più 2 non fa 3, fa 3,5. Questa è una cosa in chimica che gli studenti di una era non capiscano. No, se no il legame chimico non si forma, cioè una cosa è stabile, 100 kcal, un'altra cosa è stabile, 100 kcal, le metti insieme la sua stabilità non è 200 kcal, è 250, se no chi glielo fa fare a mettersi insieme se non c'è un guadagno? È tutto lì. Allora il principio dell'universo è che la somma di due cose è molto più potente che la vera e propria somma delle due cose, e c'è qualcosa in più. Quindi, da una parte tieni il maschile, da un'altra parte tieni il femminile, ma quando hai messo il maschile e il femminile insieme, non credere di avere la stessa energia che ci avevi prima, sommata insieme, c'hai molto di più. Questo è quello che spaventa gli dèi. Cioè, teniamolo presente, la vita o la morte? La vita o la morte, noi siamo qui per questo. Siamo qui per imparare che cosa vuol dire cominciare e che cosa vuol dire finire, perché la coscienza è eterna, non lo sa cosa vuol dire questo, ma ha bisogno di saperlo quando si divide in due, perché deve capire come fare a riunirsi. E allora abbiamo diversi livelli di energia, diversi livelli del nostro universo. In questo nostro universo, in questo livello qui, noi dobbiamo patire l'esperienza della vita e della morte, che sono momenti di inizio e di fine di un percorso. Solo dopo che te hai fatto il percorso, quindi è necessario vivere, è necessario nascere, è necessario vivere ed è necessarissimo morire, perché attraverso l'esperienza tu della morte comprendi che la morte non esiste. Se te non fai questa esperienza, sempre eterno sei, ma non lo sai. E c'è una bella differenza nel saperlo o non saperlo. L'entropia del sistema aumenta. E te che cosa devi fare? Unificarti. Se l'unificazione aumenta l'entropia, te devi aumentare l'entropia per avere l'unificazione.
2 più 2 non fa 19. Cioè, sono tutti discorsi da lobo sinistro. Di logica. Primale o duale? Primale o duale? C'è un teorema importante che fra un attimo vi dirò, che il teorema della dualità forte. Guardate che in fisica, in matematica, c'è già scritto tutto. Solo che i matematici e i fisici hanno questo problema. Si leggono solo i loro lavori. Perché se no, cioè guardate, io solo che ho letto quelli di tutti e quindi dico, ma guardate che voi l'avete già scritta sta cosa, non c'è problema. Io non è che sto dicendo la velocità della luce non si può superare, assolutamente no, va benissimo. Il dato di fatto è quello, è l'interpretazione del dato di fatto che deve essere discutibile, no? Allora, un problema duale, cioè un problema in cui tu hai due cose e questo problema non lo sai risolvere, bene, la soluzione di questo problema, dice sostanzialmente, senza complicarci troppo la vita, può essere paragonata a un problema analogo a questo, che è primale, cioè dove c'è una cosa sola. A ogni problema primale corrisponde un problema duale. E porca puttana, ma non è il problema della coscienza. La coscienza unica che a un certo punto si divide in due e noi stiamo a discutere. Noi sappiamo a questo punto come risolvere questo problema, perché c'è un teorema che ci dice come risolverlo. Eccolo qua, l'anima, la mente e lo spirito. Noi nel TCT ci abbiamo tre cose, tre sfere, tre palle. Cioè, ragazzi, è dura, eh? Guardate, veramente, io lo dico col cuore, è dura. Ma perché sono tre? Ma non abbiamo detto finora che l'universo era duale? No? Come mai compare una Trimurti? Sapete cosa vuol dire Trimurti? Trimurti vuol dire tre. Murti vuol dire immagine. Guarda che gli antichi Veda sapevano perfettamente che l'universo è un ologramma. Immagine, Trimurti. Shiva, Vishnu e Brahma. Perché prima c'era Brahman. Brahman è la coscienza. E la coscienza non si divideva in due. Ma Brahma chi cavolo è? Che ci fa? No? E nel nostro cervello abbiamo una parte animica, una parte spirituale e una parte mentale poverina che cerca di dare un po', come dire, di fare da collegamento tra questi due. Lo vedremo anche perché la parte animica, mentale e spirituale può essere descritta da vettori e la geometria dei vettori prevede un discorso del genere. Non è vero che la mente mente. La mente fa quello che può fare, poverina. Ha una consapevolezza bassa, poi c'è la consapevolezza dello spirito e poi c'è la consapevolezza della parte animica che è la più grande di tutte. Il teorema di Shannon. Allora, quando voi avete un'automobile e la vedete che si muove, guardate i cerchioni. A un certo punto, quando l'automobile assume una certa velocità, i cerchioni vi sembrano fermi. Eppure l'automobile si muove, è un effetto ottico. Perché c'è questo effetto ottico? Perché il vostro occhio ha una frequenza, cioè è un po' come il cinema, con le immagini, 1, 2, 3, 4, ogni ventesimo di secondo vi stampa un'immagine. No? Quindi, se la vostra frequenza dell'occhio è troppo bassa e state analizzando qualche cosa che ha una frequenza troppo alta, ne avete una descrizione sbagliata. In parole povere, se voi fate la prima fotografia quando la ruota è in questa posizione e fate la seconda fotografia quando la ruota ha fatto un giro completo ed è nella stessa posizione di prima, al vostro cervello la ruota vi appare ferma. Quindi c'è un momento in cui la ruota appare ferma. Cosa dice Shannon? Dice, se voi volete analizzare un fenomeno che abbia una certa frequenza, per analizzarlo bene dovete analizzarlo almeno una frequenza doppia del fenomeno che state analizzando. Noi abbiamo creato l'universo con una certa frequenza. Noi osserviamo l'universo con la stessa frequenza con la quale l'abbiamo creato. E non lo vediamo bene, ne perdiamo metà. Perché? Guardate cosa succede con i fotoni. Con i fotoni i fisici vedono il fotone. Non si rendono conto, il fotone è fatto così. Questo è un fotone, il disegno di un fotone. Una cosa che ha un asse dello spazio,
un asse del tempo e un asse dell'energia. Il fotone ha queste tre cose. Questi tre assi sono caratterizzati da una simmetria colore. Il fotone è abbastanza simmetrico, vedete colore? Rosso, ciano, giallo, blu, verde, magenta. Questo è il fotone. Questo fotone qui però c'ha un problemetto, che non ha un piano di... ha un piano di simmetria colore, ma non ha un piano di simmetria spaziale. Che vuol dire? Vedete quell'altro? Quell'altro fotone, questo qui, è un antifotone, cioè è uguale a questo, solo che questo colore qui sta al posto di questo. Questi due si sono invertiti. Quindi il fotone e l'antifotone sono lo stesso oggetto che è in rapida interconversione. L'asse dell'energia fa così, si alza e si abbassa, si alza e si abbassa. È come un ombrello a Trieste durante la bora. Si capovolge e si ricapovolge, si capovolge, si ricapovolge alla velocità della luce. Che cosa vede lo scienziato? Lo scienziato non vede la ruota A e la ruota B. Vede con grande velocità una cosa intermedia, cioè vede non il fotone che ha massa e l'antifotone che ha antimassa, ma vede un fotone virtuale, che chiama così, che non ha massa, perché la somma dei due aspetti che si interconvertono tra di loro hanno un piano di simmetria. Ecco perché la fisica non vede questo. Ecco perché noi sostanzialmente vediamo nel nostro universo solamente la mente e non riusciamo a vedere né a prendere in considerazione la parte mentale o la parte spirituale o la parte animica. Noi crediamo di essere mente. Noi crediamo di essere mente e i neurofisiologi fanno l'errore ancora più grande. Credono che il cervello sia la mente. Il cervello è un pezzo di carne. Cioè, io muovo questo dito. Chi mi ha detto di muovere questo dito? Il mio cervello. Ok? E al mio cervello chi gliel'ha detto? Il mio cervello è una scheda, è un pezzo di carne. Ci vuole qualcuno che abbia consapevolezza e coscienza di sé. Questa è la mente. La mente e il cervello sono due cose differenti. Per il neurofisiologo, la coscienza è come te, con i tuoi cinque sensi, ti agganci al mondo esterno per sapere che se te hai capito bene che cosa vuol dire caldo, freddo, buono, cattivo e tutto il resto. No, quella è la percezione della realtà virtuale. La coscienza è un'altra cosa. Ecco, quindi c'è subito un problema lessicale di differenziazione. Capite che questi due aspetti sono nati da quel signore lì che è la somma dei due, cioè il niente, perché la somma di tutti i colori e degli anticolori si ammazzano tra di loro. In quell'istante, da questo punto, nasce, i fisici lo chiamano mare di particelle virtuali. Pum, una cosa che dice positivo negativo. Voi nel triade color test state facendo questo, state creando fotoni e antifotoni, state creando, ognuno di noi crea in continuazione la propria realtà virtuale, solo che vedete solo il fotone, l'antifotone non lo vedete, o meglio, non vedete né il fotone né l'antifotone, vedete quella cosa che si muove, si interconverte tra di loro insieme e non capite che sono due cose che sono nate da questa cosa qui. Cioè tutto l'universo è a costo zero, non costa niente. L'universo non costa niente. Più $100 da una parte, meno $100 dall'altra, niente. Devo a uno $100, ma so che un altro mi deve a me $100. È a posto, niente. Ecco, cioè la coscienza ha fatto le cose nell'unico modo in cui poteva fare, cioè non spendendo niente. Le fasi della creazione che noi ritroviamo nel nostro TCT alla fine, quando andiamo a chiedere alla coscienza ma come sono nate le cose, sono nate così, questa specie di aggeggio piatto, bianco, è la coscienza. La coscienza a un certo punto decide di entrare in gioco e crea un'immagine di sé, una murti, virtuale, che è la sfera, che io ho chiamato una sfera bianca. La sfera bianca si divide in due sfere, che sono due coscienze. Ciò accade perché è l'unica cosa che la coscienza può fare. Non c'è un motivo. Il motivo prima della divisione non esiste. Non esiste nessun motivo per fare niente. Chi se ne fotte? Ma nell'istante in cui ciò accade, in quell'istante nasce la dualità e nasce il bisogno
di darsi una spiegazione. Prima non c'hai il bisogno è una misura della separazione. Tenetela presente questa cosa, io ho bisogno d'amore. Come? Io ho bisogno vuol dire che a me manca. Come? Ma se te sei il creatore dell'universo, a te non ti manca nulla. Il fatto che tu abbia bisogno di questo vuol dire che tu credi di vivere separato dall'altro. Quindi la presenza di bisogni è una presenza della separazione. Quando tu non hai più bisogno, scopri che tu non puoi chiedere all'altro di amarti, perché se l'altro è il tuo specchio, sostanzialmente se tu non c'hai quella cosa, non ce l'ha neanche lui. Anzi, lui si incazza perché te gli stai chiedendo una cosa che lui non c'ha. Quindi poi se ne deduce una cosa fondamentale, no? Che l'amore non esiste. Ci arriviamo. Sì, no, qualcuno fa no, no, sì, sì. E questa è una cosa fondamentale che a volte non permette alla gente di fare il TCT fino in fondo. Ma io non posso rinunciare mica a Gesù, mi disse uno. No, non rinunciare a Gesù e rimani coglione. Guardate, la creazione non finisce qui, la virtualità c'ha un altro step. Non so, che con lacrime agli occhi, non si sa che piangere per disperazione oppure per, non so, e lo fa. Io quando non capivo niente di matematica a lezione cominciavo a ridere. Veramente, veramente, cioè ero alla disperazione. Questo scriveva delle formule alla lavagna, mi ricordo, non so come si chiama, ex professore normalista, pazzo scatenato. E io ridevo con le lacrime agli occhi al primo banco, non ce la facevo più, veramente, cioè i crampi allo stomaco, perché tu non volevi fare, ero al primo banco, non volevo far vedere che ridevo. Mi sembrava un discorso completamente allucinante. In quell'istante tu comprendi che sei al di fuori della realtà, cioè quella cosa lì non ti compete, cioè il mondo sta andando in quella direzione che non ha, ma perché ti fai coglionà così, capito? Cioè, ecco. Guardate il colore di queste due sfere, c'è un piano di simmetria, ancora non c'è la vera e propria idea della separazione. L'idea della separazione nasce fra un istante, quando le due sfere cambiano colore, diremo così noi, in realtà non è un modo di descriverla la cosa, e le due sfere che cambiano colore diventano una blu e una gialla. Ma perché? Perché il blu è il modo di rappresentare l'antigiallo. Sostanzialmente, nella fisica cromodinamica dei quark direbbero così. In questo istante nasce la dualità, l'asse dello spazio e l'asse del tempo, perché lo spazio e il tempo possono andare avanti e indietro e l'energia può essere positiva e negativa. Mi dispiace per quei pochi fisici al mondo che ancora non l'hanno capito, perché finalmente possiamo dire che sono pochi, sempre meno. Questo permette a noi di dire che Ostalter ha sbagliato, perché la sfera gialla si specchia nella sfera blu, cioè la sfera gialla sa in qualche modo che l'altro è uguale a se stesso, ma non in tutto, è la sua immagine speculare, cioè è il contrario di sé. Quindi quando io guardo te vedo quella parte di me che io di me non ho capito. Ecco cosa fa il fotone quando guarda l'antifotone. Il teorema di Shannon, quindi, che mostra una cosa fondamentale, mostra che noi non vediamo la parte della creazione blu o la parte della creazione gialla, ma vediamo la somma del giallo e del blu, e diviso per due è il verde, il colore di Brahma. Oh, guarda, nel mito Brahma è verde, eh? È per questo che compare la Trinità, la Trimurti. La Trimurti è il terzo elemento che fa da comunione a tutti. Non è quello più importante, non è Brahma che ha creato Shiva e Vishnu, ma è Shiva e Vishnu che hanno creato l'immagine di Brahma. Vedi come nel mito c'è sempre qualche cosa che a un certo punto ti fa credere che le cose sono andate in un certo modo, ma qualcuno ci ha messo le mani dentro nel mito, perché non devi capire, non devi capire.
Allora, Max Lusch si è inventato un test che è il test dei colori. È chiaro che noi, che è un test della personalità. Tu metti insieme sei carte colorate in un certo modo e a seconda della scelta di colori delle carte tu hai un test della personalità. Ma perché? Perché dentro di te il tuo cervello sa esattamente dare un significato di geometria e di simmetria ai colori. Il colore è più che un colore, è qualcosa che ti dice come è fatto l'universo, è qualcosa che ti dice come tu vedi come è fatto l'universo, quindi è qualcosa che parla di te. Perché te sei il creatore del tuo universo. Max Luscher, 24 anni, non si era ancora laureato. L'unico svizzero che probabilmente di psicanalisi ha capito qualcosa. Perché sapete come si dice, no? Gli svizzeri, no? Cioè, Dio ha creato gli uomini, poi ha detto, ma cazzo, ho fatto troppo bello, creiamo anche gli svizzeri. Non lo so se qualcuno di svizzero è d'accordo. Beh, allora, e Max Luscher ha inventato qualcosa e ha compreso con i suoi metodi, poverino, che lo spazio, il tempo e l'energia erano collegati tra di loro ai colori. Guardate, questo è l'Evideon, cioè l'universo fatto con i nostri colori. Non solo, in modo anche un po' disordinato, ha creato anche dei suoni e ha detto i suoni corrispondono a certe posizioni. Guarda che questa cosa verrà ripresa da noi in modo però più tecnico, più chiaro. Cioè io so perché le cose stanno così. Max Luscher, sì, aveva fatto un test che evidenziava, Evideon, che da quel test si poteva capire come era fatto l'essere umano. Tutto lì. Noi ora sappiamo perché le cose funzionano così. E sappiamo anche questo. Guardate che noi vediamo l'universo a colori. Noi lo vediamo RGB, cioè rosso, green, verde e blu. E lo vediamo rosso, green e blu in tante applicazioni. Questo è lo spettro del visibile, della percezione. Quindi il nostro cervello vede i colori in quel modo lì. E non, sapete cosa c'è in quel grafico lì? Ci sono tante di quelle informazioni che il nostro cervello ha messo a disposizione che te manco te ne accorgi. Ma perché il blu l'ho messo a sinistra? Di qua. O poteva metterci il rosso a sinistra. Perché ha scelto quella scala lì? Perché le note del pianoforte sono bassi di qua e alti di là? O potevamo fare perché la mano sinistra che suona l'accompagnamento e la mano destra che suona la melodia? Non potevamo fare al contrario, tanto l'abbiamo inventato noi. Perché tutti gli strumenti musicali sono fatti con quella simmetria? Pensiamoci, perché il cervello l'ha costruito su una sua base archetipale interna, che è la stessa base archetipale che ti fa costruire una scheda elettronica, dove i pin seguono lo stesso andamento dei colori. Questo è un neutrone, un protone, è una serie di quark. U e D vuol dire up e down. Fate finta, su e giù. Ma quello che conta sono i colori che dei tre quark che in qualche modo costruiscono la materia. Protoni e neutroni sono fatti così. Ognuno di loro ha tre quark e i colori si devono ammazzare tra di loro. Cioè, alla fine, devi avere una simmetria di non colore. Non colore, la somma dei tre quark prevede questo fatto qui. Questa è la fisica. Ma le tre fatine di Walt Disney, cioè, sono colorate, i vestitini dei tre nipotini, perché i nipotini di Topolino sono tre? Non potevano essere cinque. Allora te vedi che nel mito, in realtà, nel mito moderno, nel fumetto, nel film, in quello che te butti fuori quello che hai dentro di te, perché lo stesso creatore dell'opera, in qualche modo, fa e cerca se stesso nella sua vita. E quindi si scopre che tutti i ricercatori di questo mondo, dalla massaia di Varese al fisico quantistico di Berkeley, hanno una ricerca, cercano qualcosa. E lo sapete cosa cercano tutti? Cercano quella parte di sé che non hanno capito. Cioè, la loro ricerca li porterà tutti alla fine all'unico stesso risultato. Il risultato che alla fine sei te Dio, il prete, il mistico che per tutta la vita cerca Dio, quando sta per morire apre la porta e dall'altra parte vede se stesso.
che palle tutta la vita per questa stronzata. Perché l'esperienza non serve a niente, serve solo a capire che l'esperienza non serve a niente, ma la devi fare l'esperienza. In quell'istante capisci che non serviva a niente vivere, ma hai anche capito che hai dovuto vivere, quindi te l'esperienza la devi fare. Cosa vuol dire questo? Il TCT lo devi fare, non te lo devi far fare da qualcun altro. L'esperienza è tua. Nessuno ti aiuterà né con un'ipnosi a pagamento a 160 euro a botta, come fa un signore che sta dalle parti della Spagna. Capisci? Che ti dice che tutto quello che stiamo dicendo non è vero, ma usa tutto il nostro linguaggio. Cioè, lui non esisteva nemmeno se io non esistevo. Io gli ho trovato lavoro a lui, capito? Speriamo che paghi anche le tasse su quello che sta guadagnando indebitamente sulla speculazione delle coscienze altrui. Speriamo. Almeno è contento e si toglie dalle palle. Somma e sottrazione dei colori. I colori sono questi. Green, red e blu. Quando li metto insieme danno il bianco. Vedete che l'opposto del red è il ciano, l'opposto del blu è il giallo, l'opposto del green è il magenta. Sottrattivamente parlando, perché si può sommare e sottrarre i colori come si fanno con i numeri, i controcolori sono questi. È il contrario del bianco, al centro ci troviamo il nero. Ecco. Sono vettori i colori, quindi sono cose che possono essere manipolate dalla nostra testa. Noi dobbiamo sapere questo, perché sennò non sappiamo interpretare il nostro TCT. I colori della triade, la mente. Allora, la mente è fatta in questo modo. Noi siamo in questo ottante dell'universo, vedete? Qui si divide il tutto in tre ottanti, per convenzione, è una convenzione. Abbiamo l'asse dell'energia negativo, abbiamo l'asse dello spazio positivo e abbiamo l'asse del tempo che è positivo perché l'unico asse che conosciamo è questo. Non abbiamo consapevolezza che il tempo possa tornare, non vediamo i fotoni che vengono dal futuro, mettiamola così. Noi vediamo i fotoni che vengono dal passato. Alfa dei Centauri ci butta addosso la sua luce che è del passato sostanzialmente. Noi abbiamo l'immagine di com'era Alfa dei Centauri quando la guardiamo alcuni anni fa, cioè ci vuole del tempo perché la luce passi e arrivi fino qui, quindi è l'immagine spedita tanto tempo fa, è l'immagine del passato. Perché non siamo illuminati dai fotoni che il sole metterà domani? Cioè, bella domanda, eh? Io non ci avevo mai pensato nessuno. Perché i fotoni che il Sole emette domani sono fotoni che vengono dal futuro indietro nel passato, che sarebbe il nostro presente di oggi. Quindi sono antifotoni, perché mentre il fotone va in una certa direzione, l'antifotone va nella direzione opposta. Ma l'antifotone ha una elicità, si dice così, che non interagisce con la materia. Quindi noi siamo illuminati da quei fotoni lì, ma non li vediamo. Ecco perché funziona così. Tutto ha una risposta. Allora la mente perché è verde? È verde perché il nostro cervello assegna il colore verde a questa posizione. È archetipale questo. E siccome la mente non ha asse dell'energia, ma ha solo asse rosso e blu, quindi assorbe il rosso e assorbe il blu. La mente vede tutte le informazioni dello spazio e vede tutte le informazioni del tempo. Ma la mente non vede le informazioni dell'asse dell'energia, cioè vive l'energia in modo non locale, vive l'energia come se tutta l'energia, tutti i valori insieme li vede, cioè non è in grado di assorbire perché ha già tutto sostanzialmente dentro e quindi riflette il colore verde. L'unico colore che non la sfera della mente non vuole è il colore verde. Lo butta fuori, è per questo, mentre assorbe il rosso e assorbe il blu. È per questo che al nostro cervello appare verde. Analogously, per esempio, lo spirito. Lo spirito c'ha un asse bello verde, forte, questo, dell'energia. C'ha un asse bello, forte, rosso, dello spazio, ma questo qui è trasparente. Cioè, il blu non c'è, sostanzialmente. Se il blu non c'è, come? Dimmi. Il rosso non si vede. Sì, il rosso non si vede, scusate.
il giallo e il blu. Il rosso non si vede, cioè ha una visione dello spazio non locale, ha una visione dello spazio tutto insieme, quindi assorbe le informazioni dell'energia, assorbe le informazioni del tempo, ma per lui lo spazio è non locale. In ipnosi, lo spirito, dove sei? Dappertutto, ti dice così. E analogamente, ecco perché la parte animica che io ho saltato, che è questa qui, non c'ha questa volta l'asse blu. È per quello che, non avendo l'asse blu, la parte animica è al di fuori del tempo. È per quello che la parte animica è immortale. È per quello che la parte animica è blu. È per quello che la parte animica è sostanzialmente la parte femminile. Femminile, perché la femmina è prevalentemente auditiva, dove il maschio è prevalentemente visivo. È sempre nel contesto globale delle cose, la chiave di lettura è sempre la stessa. Allora è per quello che all'alieno gli serve la parte femminile, perché è quella che non ha il contenuto del tempo, cioè è immortale. E andiamo avanti. Ecco, nel mito, come al solito, c'è scritto tutto. Controlliamo sempre cosa dice la fisica quantistica e il mito insieme, un po' come faceva Friedrich Capra, il Tao della fisica, no? Libro importantissimo. Bene, cosa vediamo? Vediamo che sostanzialmente, in queste case si vede un po' male perché i colori sono un po', però sono tarocchi questi. Nei tarocchi quello che si vede è che l'universo è duale e ci sono queste due colonne nei tarocchi, che sono B e J, Boaz e Jachim, che sono le colonne, si chiamano così, sono le colonne che nel mito sono le colonne del Tempio di Salomone. Nel Tempio di Salomone, in tutti i tempi massonici, quando te entri ci sono queste due colonne che rappresentano Shiva e Vishnu, che rappresentano il bene e il male, che è la dualità dell'universo, che poi scopriamo che non esiste, no? Noi crediamo che ci siano i comunisti e i fascisti, in realtà ci sono solamente degli stronzi. Forse non è il termine giusto, corretto, devo dire inconsapevoli. Devo dire inconsapevoli, o con una consapevolezza bassa, e credono di essere categorizzati, perché chi comanda ti vuole categorizzare, chi comanda non vuole che tu capisca che non c'è la destra e la sinistra, non ci sono idee di destra e idee di sinistra, ci sono solo le idee, no? Però questo è uno strumento che il potere ha per poterti mantenere separato, quindi tenere il contenuto di entropia dell'universo basso e con esso la coscienza del popolo. Qui vediamo chiaramente, ne ho presi due, ma insomma vedete chiaramente che nel gioco delle parti ci sono i colori esattamente che noi ritroviamo nel blu e nel giallo, nel bianco e nel nero, che sono la rappresentazione della dualità. Le due colonne, Jachim e Boaz, rappresentano le colonne d'Ercole. Tu passi dall'altra parte e scoprirai nel mito che c'è tutta un'altra cosa, l'universo finisce lì. Certo, l'universo virtuale finisce lì, lì comincia l'universo reale. Sono i due obelischi di Axum, del tempio di... uno è ancora lì, un altro sono occupato i francesi, se lo sono portato a Place della Concorde. Sostanzialmente, quindi, quando noi faremo il TCT, scopriremo dentro di noi che la coscienza ha questa struttura. L'universo è nato così. C'è una coscienza iniziale, la quale si è divisa in C1 e C2, che sono coscienza integrata 1 e coscienza integrata 2. Il primo... divisi, hanno cominciato a dare l'escandescenza e hanno detto: qua bisogna creare qualcosa, bisogna creare la realtà virtuale, bisogna creare questo livello di energia per capire la separazione, per viverla e poi per comprendere che così sapremo come fare a unificarci. E allora il primo crea Shiva, il secondo, che dovrebbe essere poverino giallo, ma magari è un po' grigetto, però fate finta che sia giallo, Vishnu, e chiaramente noi vediamo Brahma nel mezzo. Ma quello che succede è che l'universo virtuale, che è un ologramma, ha la caratteristica, l'ologramma, di essere tridimensionale e quindi di vedere tre cose. È per questo che, come al primo livello, al secondo livello frattalico, Vishnu crea tre separazioni, un'anima, una mente e uno spirito, che da questa parte dell'universo hanno questo colore e dall'altra parte dell'universo hanno un altro colore. Vedete come anima qui è gialla, mentre là è blu? Teniamola presente questa cosa, perché questo ci interesserà nel TCT. Allora ho preso il computer e ho fatto questo discorso, perché
quando noi facevamo i primi TCT pilotati per vedere come funzionavano, ci rendevamo conto che qualcuno quest'anima blu non ce l'aveva, ma gli veniva gialla. E allora, quando facevamo i primi esperimenti di fusione, le tre sfere, quando si univano insieme, di questo tipo davano il colore bianco. Cioè, il tuo cervello, come la pallina che rimbalza sul pavimento, si comporta con la fisica nello stesso modo. Quindi, pur non sapendo il negro dell'Amazzonia, che in Amazzonia poi non ci sono neanche i negri, insomma, quello che c'è in Amazzonia, verdi, quello che c'è in Amazzonia, pur non sapendo la fisica dei colori, li mette insieme e ottiene il bianco, lui lo sa che il blu, il rosso e il verde danno il bianco, lo sa, perché lui, il creatore dell'universo, non gliel'ha insegnato nessuno. Analogamente, noi avevamo al posto dell'anima blu ogni tanto un'anima gialla, una parte animica gialla, e quindi quando si univano insieme le cose ottenevamo un gialletto diverso. Io, siccome non sapevo se era il colore giusto o corretto, l'ho ricostruito col computer e sono andato a verificare effettivamente che questo era il colore che si vedeva. Cioè, nella tua mente te fai esattamente le cose come devono essere fatte. Come al solito ve lo ridico, non crediate che in qualche modo simulazione mentale voi vi state immaginando le cose. Credete a quella immaginazione lì. Nell'istante in cui qualcosa vi dice che qualcosa è sbagliato, allora credete che c'è qualcosa di sbagliato che non torna, perché lo sapete voi, è la vostra creazione, voi siete il TCT, voi siete quello che fate sempre. Non subite quello che fate, ma lo siete dopo. Allora, i colori. I colori, come li vediamo noi, sono dei vettori. Perché vi faccio questo discorso sui colori? Perché quando tornate a casa dovete essere in grado di interpretare i vostri colori con grande semplicità, senza formule matematiche. Il TCT ha una caratteristica fondamentale: non è come un test come poteva essere quello di Max Luscher o di altri, cioè la cui interpretazione ha delle regole fisiche, però viene lasciato tutto un po' alla capacità dell'interpretatore, no? Di dare. No, qui i colori vanno da 0 a 255. Se lo fai col computer, li puoi misurare e quindi sai esattamente quel colore cosa vuol dire e quanto tu sei distante dall'ottenerlo. Non è, cioè, un test che è influenzato dall'interpretazione soggettiva dell'interpretatore. Ecco. Allora, in questa ipotesi voi avete, vedete, il blu, il rosso e il verde, che sono i tre spigoli in qualche modo del cubo, invece il magenta, il ciano e il giallo occupano le altre parti. Quindi è una ipotesi di rappresentazione. Ci sono altre possibilità di rappresentare i colori, però voi dovete capire subito una cosa fondamentale, perché poi dopo me la fate sta domanda: ma come? I tre colori non erano il blu, il rosso e il giallo, come ho trovato scritto sul computer? Sul computer si trova anche scritto questo, però sono interpretazioni differenti, cioè bisogna capire una cosa fondamentale. Questa è la mappa della percezione del colore dell'occhio. Vedi che strano, cioè sono due coordinate e dando queste due coordinate il bianco si trova qui nel mezzo. Al di fuori di questi punti, di queste zone, te non vedi nessun colore. Qui ci sono le coordinate, vedi il bianco corrisponde a 0,313 e a 0,329. Il bianco non si trova nel mezzo. Porca puttana, cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro occhio se ne fotte delle regole della fisica e lui non mette il giallo, come dovrebbe essere, al centro come media dei colori tra il blu e il rosso, ma ci mette il verde, perché il nostro occhio è fatto male. Ma il TCT si basa sulla percezione che noi abbiamo dell'universo e quindi la nostra percezione vede il verde nel mezzo, non il giallo. E noi su quello ci dobbiamo basare, la percezione dell'universo. Perché il verde è sbagliato? Ma come, noi siamo i creatori dell'universo e abbiamo creato un occhio sbagliato?
Noi siamo i creatori dell'universo e la nostra percezione dell'universo ci dice esattamente come stanno le cose. Quindi noi ci creiamo una realtà distorta all'esterno con quella distorsione che ci deve far capire che esiste questa distorsione. E che cos'è che è sbagliato? Il verde. Il verde a che cosa corrisponde? Alla mente. Ecco dove il mito parla che la mente mente. Noi sappiamo esattamente questa cosa qui e ci siamo creati un universo fatto in modo tale che la mente sia lievemente spostata dalla parte dello spirito. L'informazione fondamentale che te devi capire da questo semplice diagramma è che la mente è un'estrusione della parte spirituale più che della parte animica. Cioè è vero che il fotone e l'antifotone vibrano tra di loro, ma te è come se vedessi la mente un pochino più spostata verso la parte spirituale. La mente è più maschile, se vogliamo, che non femminile, non sta esattamente al centro, fa il tifo di più, è un trend, per la parte spirituale. E questo lo vedi e ti giustifica il perché te ti sei creato un occhio sbagliato. Ecco. Questo è il grafico vero. Noi dovremmo vedere i colori così come sono, con un triangolone isoscele. Invece vediamo solamente questa parte qui. Questi pezzi non li vediamo. Ecco. Ma questo ci aiuta a capire dall'esterno. Te guarda la realtà esterna, comprendi perché la realtà esterna non è come dovrebbe essere e non dire che la mente ti inganna, ma di soprattutto che l'inganno della mente ti fa comprendere come ti sei fatto dentro. Cioè utilizza l'esterno per capire chi sei, in qualche modo. Questo è così come i suoni, perché nel TCT ci sarà anche un test per i suoni, perché i visivi vedono, ma gli auditivi sentono. E quindi se te vai a fare un triade color test con un auditivo super auditivo, lui non vedrà niente, non è capace di vedere niente, non è capace di immaginare niente, l'auditivo vero. L'auditivo totale, il 99,9% di auditivo, è un po' strano, un po' fuori dal mondo, perché lui non ha la tua percezione. Però è fatto così. Lui può cambiare, si può cambiare, i canali possono essere aperti, vedremo poi che la cosa è facile da farsi. Allora, questa è la zona di percezione. Da una parte c'è l'intensità del suono e dall'altra parte c'è la frequenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io un suono, per esempio, andiamo di qua, estremamente acuto qui, cosa faccio io per sentirlo? Alzo il volume, alzo, non lo sentirò mai. Ma se sono un po' meno acuto, alzo il volume e a un certo punto entro qui dentro e lo comincio a sentire il suono. Poi cosa succede? Che alzo ancora il volume e il suono scompare un'altra volta. Funziona così. Teniamolo presente perché nel TCT auditivo questa cosa ci serve. I colori sono legati a delle posizioni vettoriali. Allora, vedete come sostanzialmente è una riproduzione sostanzialmente delle videon, dove i colori e gli anticolori sono esattamente nelle posizioni degli assi che noi abbiamo deciso di utilizzare. Noi abbiamo deciso di utilizzare il green in basso, cioè questo è girato di 60 gradi, non cambia nulla, ovviamente, perché la testa degli esseri umani lo vede in questo modo. Noi vediamo l'universo con l'asse dello spazio, dell'energia, che è un asse verticale. Questo accade perché noi vediamo la piegatura dello spazio-tempo, che si piega in questo senso, in basso, perché la massa pesa. È per questo che l'asse da noi dell'energia va in basso. È una sola convenzione. Invece c'è qualcuno che utilizza un modo di vedere i colori che non è che sia sbagliato, ma è incompleto. E allora vede il blu e l'arancio, per esempio, il blu in alto e l'arancio, che sembrerebbe che l'arancio è il controcolore del blu. No, guardate che cosa manca. E qui cosa c'è? Vedi che questo spigolo è vuoto, non c'è niente. C'è una ragione, al di là di quello che c'è in quello spigolo lì, ti fa capire che questo tipo di modo di vedere le cose è un modo molto più meno simmetrico del nostro. Quindi, a seconda del quello che voi leggete su internet, vedete che ci sono dei colori, degli anticolori che sembrano essere colori anticolori, ma in realtà
sono un'altra cosa. Noi abbiamo bisogno quindi di dire, di fare una cosa, di capire come funziona e di farlo molto rapidamente. Guardiamo al di là di tutto questo. Noi abbiamo usato questo sistema, il magenta, il verde, il ciano, il rosso, il blu, questo è il giallo che è il posto del blu, benissimo. Allora guardate come funziona, vedete lì cosa c'è, lì c'è il blu, il rosso e il verde che si sono messi insieme e hanno fatto il bianco, ok. Il blu e il rosso sono questi due vettori, la somma di due vettori si fa con la regola del trapezio, si costruisce un quadratino così e la diagonale è la somma. Questo vuol dire che il rosso e il blu sommati insieme danno il magenta. Per ammazzare questo magenta ci vuole un contromagenta, che è il verde. Quindi vettorialmente il rosso, il blu e il verde danno lo zero. Non si deve vedere niente. Oh, lì c'è scritto bianco. Questa è una differenza fondamentale che ti hai nel tuo TCT. Te metti le tue sfere insieme e sovente scopri il bianco. Il bianco cosa vuol dire? Te hai tre raggi laser, sai, i puntatori che servono per le lavagne, e se sei un po' masochista te li spari negli occhi, in un punto solo, il rosso, il blu e il verde, vedi bianco, perché è la somma di tre cose non sommate insieme, ma che attivano i sensori dell'occhio, i sensori del verde, i sensori del blu e i sensori del rosso. Il risultato finale è il bianco, è la somma delle tre lunghezze d'onda. Quindi è una somma di tre lunghezze d'onda. Quando te fai l'opportuna sottrazione, fatta in quel modo lì, ecco che scopri che il rosso, il blu e il verde, sommati insieme vettorialmente, danno il niente. Allora cosa vuol dire questo? Che quando te c'hai una sfera bianca, le tre sfere si sono sovrapposte nello spazio e nel tempo, ma non nell'energia. L'energia di tutti e tre i colori è rimasta e dà l'energia somma, che è il bianco. Quando te hai veramente sommato e fuso le tre parti, non solo nello spazio e nel tempo, ma anche nell'energia, te vedrai la sfera trasparente di nessun colore, cioè non si vede niente. Non si vede niente. Nel test auditivo non si sente niente come rumore. Questa è la differenza fondamentale. Quindi sì, io ho unito le sfere e ho ottenuto la coscienza integrata bianca. No, te hai messo l'anima, la mente e lo spirito nello stesso luogo spazio-temporale, ma le energie non si sono ammazzate tra di loro. Cosa che deve succedere? Ecco, allora vediamo come fare semplicemente con un esempietto. Fra un attimo lo vediamo. Tutto nasce dalla simulazione mentale che chiamavamo Simbad. Ci avevamo tra le palle gli alieni, dovevamo studiare questo fenomeno. Quindi noi ci siamo inventati, io non mi chiedete come me lo sono inventato perché non so nemmeno io, però ero angosciato dal fatto che non riuscivo a mettere in ipnosi 650.000 italiani. E allora volevo che ognuno lavorasse da solo su se stesso, e quindi ho inventato un sistema che mi potesse aiutare. Quindi ho creato questo sistema, questa simulazione per eliminare il problema degli alieni Simbad, definitivamente. E ho inventato questa cosa qui nasce e ci fa capire delle cose interessanti. Gli ho detto, immaginatevi di essere in una stanza di una rete televisiva dove voi siete i conduttori di un programma e questo conduttore di un programma si rivolge, immaginate questa scena, si rivolge alla telecamera e dice, allora questa sera cari signori noi parleremo di un problema importante per cui ho invitato tre ospiti che chiamerò fra un attimo, il problema importante sono io. A parlare di me questa sera invito la mia anima, la mia mente e il mio spirito che prego di entrare, e questi si apre la porta e nella testa lì appariva qualcosa, succedeva qualcosa, cioè parte la simulazione e te ti trovi con una scena vera che sta accadendo. Tutto è simbolico, tutto è archetipale, ma è quindi assolutamente vero, talmente vero che te inconsapevolmente non capisci cosa sta succedendo, perché a un certo punto ti viene il panico, perché te la simulazione ti parte di mano e i personaggi cominciano a muoversi nella tua testa facendo la loro consapevolezza, la loro coscienza, e te sei lì, ma devi interagire con loro che non fanno quello che vuoi te.
che non fanno quello. Che cosa vedevamo? Vedevamo che la parte animica era sempre vista grosso modo di blu, la parte spirituale era sempre vista di rosso e la parte mentale era sempre vista di verde. Ci siamo cominciati a chiedere perché. E sostanzialmente nel mito c'era l'idea che fondamentalmente gli antichi alchimisti avevano questi colori per la parte animica, mentale e spirituale, che poi sono i colori, perché dico alchimisti, i colori dei quattro elementi fondamentali: aria, animos, blu, verde è il colore dell'acqua, e spirito è rosso, il colore del fuoco, mentre sostanzialmente il colore marrone era il colore della terra, cioè del corpo, che in quell'istante a noi non ci interessava. A noi ci interessava l'anima, la mente e lo spirito. E quindi abbiamo cominciato a fare delle strade e abbiamo visto che dentro questa simulazione c'era la possibilità vera di comprendere sostanzialmente che cosa stava succedendo. Quindi appare il soggetto con delle problematiche di riconoscimento sessuale, che aveva una parte mentale con due teste, una parte maschile e una parte femminile, come nel mito veniva disegnato, e lui non sapeva perché, come mai, che strano. E io gli ho detto: scusi, ma lei è omosessuale? E lui ha detto: sì. Vede, allora c'ha due teste. Ah già, non me ne ero accorto. Cioè, c'hai sempre bisogno di uno specchio che ti interpreti le cose, perché te non lo sai interpretare. È per questo che poi, allora noi cosa facciamo? Ributtiamo lo specchio dentro e facciamo un dramma, uno psicodramma interno, in cui le tre parti di te si guardano, si vedono, si confrontano e si riconoscono, cosa che non avevano mai fatto prima. Ah, cazzo, ma io sto in questo contenitore e ci sono altri due? Eh sì, ci hai mai parlato con quello lì? Eh sì, ma tanto lui non mi risponde. Eh no, parliamoci. Allora ecco che in questo psicodramma interno, voi sapete che ci sono delle tecniche che usano gli psicologi, no? Gli psicologi ti fanno sedere su tre sedie, no? E quando ti siedi sulla prima sedia reciti il personaggio tuo, poi ti siedi sulla seconda sedia il babbo, poi sulla terza sedia la mamma. Vedi che dentro di te, a livello di psicoanalisi, in qualche modo si è auto costruito un Sinbad interno. Il creatore di questa cosa era Moreno. Moreno è quello che ha inventato lo psicodramma. Lo psicodramma sono sostanzialmente, se vuoi, tre soggetti, ma ce ne ho messi tre, ma è perché non a caso ho trovato una figura di questo tipo. Lo psicodramma è una cosa che Moreno usava con i bambini piccoli. Che bambini piccoli cosa fai? Non puoi mica fare una seduta di psicoterapia come a un grande. Secondo me non bisognerebbe fare nessuna seduta di psicoterapia neanche a un grande, magari allo psicoterapeuta, che scopre che fa lo psicoterapeuta proprio per risolvere a specchio i suoi problemi, no? Quindi uno psicoterapeuta finisce di avere clienti quando ha capito quali sono i suoi problemi, no? Esatto. Quindi sostanzialmente lui dovrebbe pagare i suoi clienti. Chissà cosa ne pensano quelli che fanno il TCT a pagamento, no? O che fanno le ipnosi a pagamento, perché non hanno capito che loro stanno tentando di risolvere i loro problemi. Per questo il TCT non si deve fare, perché te fai il TCT per te. Perché se lo fai per un altro, inconsapevolmente lo stai facendo per te, solo che non hai l'egoicità tale da capire questa cosa qui. È banale. Lo psicodramma di Moreno prendeva questi bambini e gli raccontava la storia di Napoleone. Allora Napoleone, Enrichetta Blondel, il cardinale Mazzarino, il re di Francia, e gli raccontava la storia. E poi, ora che gli ha raccontato la storia, diceva: va bene, allora ti facciamo i personaggi. Te fai Napoleone, te fai Enrichetta, te fai... E parte la scena e questi bambini recitano questo ruolo. Dopo 4 minuti, 3 minuti, ogni bambino ha smesso di recitare il ruolo che gli è stato assegnato e recita il suo ruolo. È quello che accadeva all'interno della simulazione mentale. Le tre parti recitavano il ruolo che noi non gli avevamo dato, ma che era la parte animica, mentale e spirituale vera, e venivano fuori delle cose incredibili. Incredibili e divertentissime, devo dire, no? Perché lì si capisce come l'uomo non sa niente di sé. Poi abbiamo inventato la Flash Mental Simulation. La Flash Mental Simulation era qualcosa che doveva aiutare le persone che non sono visive, e quindi con pochissimi elementi, a comprendere se stesso, cercando con una simulazione guidata
che era ancora guidata, allora te voli su una spiaggia, voli sul mare, c'è il sole, le nuvole, quindi c'era l'aria, il fuoco, la mente, lo spirito, gli elementi della terra in lontananza. Dopo che il soggetto in qualche modo tecnicamente sta lì per un minutino e te gli fai descrivere quello che sta vedendo con una telecamera praticamente, lui non si accorge che sta succedendo qualcos'altro, non se ne accorge. Per questo lo stai fregando, perché lo spirito, la parte spirituale che sta sempre sveglia, cosa fa? Mi vorrà mica mettere in ipnosi? Io in ipnosi non ci posso andare, a me non mi ci ha mai messo nessuno in ipnosi, ma dai! Non esistono persone che non possono essere messe in ipnosi, esistono cattivi ipnologi, come Grifasi, ipnologi, cattivi, poco consapevoli. Bene, allora, in quell'istante le barriere del subconscio calano, si abbassano. La parte maschile di te capisce che non sta succedendo niente e si rilassa. E in quell'istante te gli dici, guarda, laggiù in fondo c'è uno specchio sospeso per aria, vai, volaci vicino e guarda come sei vestito. Ma sì, perché no, uno specchio, tra... E lì succedeva già qualcosa di strano, perché come? C'ho le pupille verticali. Ti dicevano, come? Allora guarda, non ti preoccupare, ora passerai dall'altra parte dello specchio. Il mito dello specchio è qualcosa di importantissimo. Di là solo la tua parte animica potrà entrare, perché tutto il resto rimane fuori. Non ci può entrare, è un problema di spazio-tempo. Che ci posso fare io? Entri di là, 1, 2, 3, passi di là. E di là tu potevi avere la possibilità di parlare con la tua parte animica. Era un altro tentativo che... avrebbe portato poi al triade color test dinamico, flash. Nella stanza mentale, triade color test, te sei in una stanza mentale. Nella tua stanza hai la luce spenta, non perché ci sia buio, ma perché ti hai deciso di tenere spenta la luce. La stanza è la tua, la bolletta la paghi te, la stanza è buia. Non c'è niente dentro, non ci sono mobili, puoi camminare tranquillamente che non inciamperai. Ma in questa stanza mentale ci sono anche 3 lampade, che sostanzialmente sono delle sfere. Queste lampade sono spente, quindi se sono spente te non le vedi, è tutto buio. Allora noi sai cosa si fa? Si accendono queste 3 lampade, ne accendiamo la prima, che è la lampada che rappresenta la tua mente. 1, 2, 3, pum, la accendi. Guarda, è da qualche parte, sopra, sotto, dietro, guarda dove è messa, guarda quanto è grande, guarda com'è alta dal pavimento, guarda quanto è distante, guarda che colore ha. Poi, pum, facciamo il numero 2 con quello che rappresenta il tuo spirito, e terza ed ultima, in questo ordine, non variare l'ordine. Se c'è scritto, fallo così. Perché la gente dice, ho fatto il TCT. Ah sì? Bene. E di che colore erano le 3 lampade? Ma veramente le 3 lampade erano 5. No. Dunque, allora le hai chiamate una per uno? No, erano già lì. No, c'è scritto di fare in un altro modo. Io mi sono reso conto di questa difficoltà che la gente ha nel ripetere una parte sperimentale. Me ne sono reso conto con gli studenti, ma non solo con gli studenti, anche con i miei colleghi. Quando io gli dicevo, ma hai fatto questo composto? Sì, l'ho fatto, la parte sperimentale è questa, tieni. Veniva e mi diceva, ma la reazione non mi è venuta. Ah, non ti è venuta? E come mai? Non lo so, non mi è venuta. Ma hai scaldato a 25 gradi? No. Ma scusa, c'è scritto scalda a 25 gradi? Ah, ma io credevo che bastava tenere la temperatura ambiente. Sai, 25 gradi... Se c'è scritto 25 gradi, vuol dire 25 gradi, ah. Che solvente ci hai messo? Il tetraidrofurano. E perché se c'è scritto etere? Ma non è uguale. No, non è uguale. Cioè... il mio collega non sapeva rifare quella cosa lì, quindi capisco perfettamente, figurati, uno che dovrebbe essere capace di rifare una parte sperimentale, figurati uno che viene dalla strada e dice oggi domani faccio il TCT, leggo come si fa così, 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 come gli spaghetti alla puttanesca, prendi la pasta, l'acqua, la scaldi, il sale ce lo metti subito, no quando bolle l'acqua, no? E non lo fanno, perché non sono capaci. Andare a scuola non serve a niente, ma in questo contesto devo dire che ti insegna in qualche modo a usare il cervello, che è come un muscolo. Allora, quando io mi rendo conto, io ho fatto degli errori nella mia vita, che sono
C'è esperienze, voglio dire, io siccome poi sono sempre, mi sono rotto le palle nella vita a studiare dalla mattina alla sera, non mi sono reso conto che fuori esisteva un mondo di ignoranti. Ignoranti nel senso che ignoravano talmente tanto che io mi sono reso, cioè io le prime conferenze che facevo, loro dicevano, vedete, 2 pi greco r è la circonferenza della sfera, e tutti stavano zitti. 2 pi greco r è la circonferenza della sfera, si impara agli elementari, in quarta elementare lo sai che 2 pi greco è pi greco, 3, 14, 15, 9, quel numero lì. Che cos'è pi greco? Nessuno sapeva niente. Cazzo, avete studiato 15 anni per non vi ricordate una mazza. Cioè, io ero veramente distrutto da questa cosa qui. Cioè, come si fa? Allora io dico alla gente, il TCT te lo devi fare da solo. No, sono andato da Grifasi. Ma allora non hai capito una mazza, se ti ho detto che si deve fare da solo. E non c'è niente da fare. Cioè, te non puoi mettere in galera Vanna Marchi, te devi mettere in galera tutti quelli che sono andati da Vanna Marchi, perché hanno la stessa stupidità mentale. E su questo non c'è niente da fare, cioè il TCT lo devi fare se lo vuoi fare, e se lo vuoi fare si deve capire chiaramente che è la tua consapevolezza che lo fa, non quella di un altro. Oh, 2 più 2 non fa 19, e te glielo dici e quello non capisce, e viene da te e dice, ma il sistema non funziona, ma l'hai fatto come ti dico io? No. Ma allora che cosa pretendi? Cioè... E questa gente non capisce, e non capisce, e giustamente te vai dal medico che ti sei scelto perché lui ti dica le cose che ti vuoi sentir dire. In quel contesto vai pure da Grifasi. Però dopo non venire da me e mi scrivi a me, non ha funzionato, perché mi fai anche un po' incazzare. Perché io non è che ho raggiunto la consapevolezza totale, ancora mi incazzo. Quello che succedeva nel TCT erano che apparivano, sostanzialmente prendiamo una persona normale, tra virgolette, perché normale non vuol dire nulla, apparivano così, l'anima appariva di qua, la mente al centro e lo spirito di qua. Perché ciò accade? Perché subito vedevamo che un mancino aveva la posizione di apparizione della parte animica che era opposta, cioè appariva dove appariva lo spirito. Quest'occhio qui, se mi funzionasse, sarebbe collegato a questo lobo qui, che è il lobo destro, dove c'è la parte animica. Tecnicamente, in un mondo virtuale la dobbiamo mettere in un posto, la mettiamo qui. La percezione della parte animica è qui. Quindi io quando vedo con la mia percezione la parte animica, la vedo blu che compare di qua. Analogously, lo spirito comparirà di là. Perché li vedo blu e rossi? Sostanzialmente non tanto per quello che abbiamo detto prima, perché c'è un motivo ancora a monte. Il blu e il rosso sono la rappresentazione archetipale delle due cose opposte, che sono ai limiti della nostra percezione. Il blu sta da una parte e il rosso sta dalla parte opposta, il maschile e il femminile. La dualità estrema deve essere blu e rossa. E nel mezzo abbiamo capito che la nostra percezione ci fa vedere il verde. Beh, teorema di Shannon, il colore cambiato e così via. Quando questi oggetti si spostano nella stanza, la mia percezione passa a sensi diversi. Cioè, se io vado avanti e la mia parte animica e spirituale vengono verso di me fino ad arrivare all'altezza delle mie spalle, io non li percepisco più con l'occhio, ma con l'orecchio. E allora essi si metteranno dalle parti in cui si devono mettere. Non li percepirò più neanche con le orecchie, ma li percepirò con il senso, so che è lì. Allora ecco che la parte animica mi si mette sulla spalla destra, cioè vicino al lobo destro. Lei sta qui, sta nella testa, sta qui. E la parte spirituale farà il contrario, cioè come una lente che a un certo punto c'è un fuoco per cui ci si rivoltano le immagini. La parte mentale tende sempre a stare al centro. Tutto è simmetria. Beh, allora, il modello videonico ci permette di capire come funziona l'universo, dentro e fuori di noi. Allora, la relazione con lo spazio e il tempo e l'energia. Vedete, ci sono stati gli assi cartesiani che ti fanno capire come sono messi i colori e come sono messe queste tre cose. Quindi, nel TCT, guarda bene come sono messe le sfere, in alto, in basso, a destra, a sinistra, perché ha un senso.
la relazione con il maschile, il neutro e il femminile. Guarda un po' come il femminile è blu e il femminile è blu e il maschile è rosso. Capisci questa cosa qua? È importante. E viene visto quindi come una dualizzazione. Relazione con il sistema VAK, visivo, auditivo, cinestesico. A secondo che te sei visivo, auditivo, cinestesico, ti correli con il mondo esterno in quel modo lì. Perché se te hai un asse prevalentemente visivo, il tuo asse è questo, cioè sei prevalentemente maschio, prevalentemente spaziale. Se il tuo asse è, se tu sei auditivo, il tuo asse è questo, prevalentemente auditivo, prevalentemente femminile. Se te sei cinestesico, l'asse dell'energia è quello che conta, e te sei prevalentemente neutro, androgino, sostanzialmente. Nel TCT viene fuori la personalità. Non c'è scritto sulla carta d'identità se sei maschio o femmina. Sì, c'è scritto, ma è risibile quello che c'è scritto lì rispetto a quello che poi scopriamo quando te vai in realtà a guardare come sei fatto te dentro. Cosa che vediamo oggi pomeriggio. Relazione con il modello grafologico. Certo, il modello grafologico è un modello spaziale. Tu come scrivi? Piegato a destra, piegato a sinistra, in alto, in basso, a destra, a sinistra. Sono tutte cose che si rifanno a questa cosa qua. Relazione con il mito della struttura dell'universo. Shiva ha creato, dai suoi occhi sono partiti due raggi, uno blu e ha creato la femmina, uno rosso e ha creato il maschio. Uguale! Cioè, se voi leggete il libro dei morti tibetani, dentro il percorso che il morto fa quando va di là è un percorso con sfere colorate, che sono i colori del TCT. Leggetelo perché è incredibile. Relazione con il modello astrologico. Ma come? La posizione dei pianeti, ma chi ci crede alla posizione dei pianeti? Figurati, l'oroscopo e tutti gli oroscopari che invece sì, l'oroscopo, come si, l'oroscopari. Che difendono, anche perché si fanno pagare sempre 160 euro, deve essere una cosa fissa per me. Vedi che è sì, come il fotone, l'antifotone, è tutto è così. Sono quanti di soldi? Quanti di soldi che devo dare? Allora, a questo punto, gli astri hanno una posizione precisa. La maggior parte di coloro che fanno l'oroscopo non si è reso conto che dietro c'è un pattern preciso, che l'universo è olografico, che la posizione degli astri dipende esattamente dal pattern grafologico, dal pattern della fisica quantistica, dal pattern di come sono fatte, come la materia. Il pattern è sempre lo stesso. Cosa che dirò a Pescara quando qualcuno avrà la pazienza di venire a sentire questa mega conferenza di 8 ore che devo fare a Pescara il 23 agosto, vi dico subito, una cosa tremenda, però lì è una cosa, cioè voglio che la gente torni a casa con la mascella caduta, sì, ci provo, poi magari non ci riesco, però è importante, lì si dimostrerà come non è vero che l'economia mondiale sale, cresce, nasce, muore con per esempio la relazione con i terremoti, no? Perché è stato messo in relazione per esempio i terremoti con la salita del dollaro. Non è vero, c'è una relazione, si vede, matematica, c'è una relazione, ma non è che il dollaro è legato ai terremoti, il dollaro è legato a un pattern, i terremoti sono legati allo stesso pattern, che è il come è costruito l'universo olografico. Ecco, il fotone e l'antifotone non sono entangled tra di loro, sono entangled con te che sei il creatore di quella realtà lì, ed lì si capirà in modo chiarissimo. Ecco, qui viene fuori. La relazione col mito, e va bene, la relazione con il modello della programmazione neurolinguistica, chiaro, io come mi muovo dico chi sono, quindi se io incontro un mancino per la strada e tutti e due cerchiamo di passare, lui io non so che lui è un mancino, ci sposteremo tutti e due a destra o tutti e due a sinistra, perché lui interpreterà i segnali sull'asse del tempo in modo opposto al mio. Come se io con i micromovimenti del corpo gli dicessi mi muovo prima io e lui capisce... mi muovo prima io, ma lo capisce lui, e quindi tutti e due ci muoviamo per prima e sempre dalla parte sbagliata, perché il modello evideonico prevede anche questo. La relazione con il modello della sessualità, è chiaro che la femmina è prevalentemente auditiva, il maschio è prevalentemente visivo, come canali,
No? Quindi quando un maschio e una femmina, che non sono un uomo e una donna, che è una cosa più complicata, un maschio e una femmina parlano tra di loro, la femmina, il maschio che litiga con la donna e la donna gli... e il maschio gli dice sempre: guardami negli occhi quando parli, perché non mi guardi quando parlo? Perché non è che non ti guarda, è che ha posto l'orecchio verso di te, non l'occhio, e quindi guardami quando parlo, no? E c'è già la prima incomprensione. La prima incomprensione che è legata al fatto che te hai a specchio davanti una cosa che non sei. Te sei visivo, c'hai a specchio dell'auditivo, per farti capire la parte di te che non hai capito. Quando è che due persone si mettono insieme? Quando hanno la stessa entropia, cioè hanno tutti e due la stessa confusione mentale. Relazione con il modello della fisica cromodinamica. La fisica cromodinamica prevede che i quark siano fatti in un certo modo, i gluoni siano fatti in un certo modo. Ecco, noi siamo oltre, perché il nostro modello ci permette di capire quello anche a un bambino piccolo. Relazione con il bioritmo è legato alle Vivian. Relazione con il modello di Pulsar degli spazi, come vi dicevo, faccio un disegno, il disegno lo faccio più spostato a destra, più spostato a sinistra, più in alto, più in basso. Ecco, Pulsar era un grafologo che studiava i bambini che disegnavano e si è reso conto che ha diviso lo spazio in quattro parti, che sono esattamente la visione spaziale degli 880 in tre dimensioni che noi vediamo di come è fatto l'universo. La relazione con il modello del suono percepito, perché esisterà anche un suono percepito. Per esempio, gli spazi di Pulsar, ecco, Pulsar dice: se te scrivi a destra, se te scrivi a sinistra, sei introverso, estroverso e così via. Certo, perché se te scrivi così, sei spostato sul passato. Se te scrivi così, sei verso il futuro, vai in collo all'altro, no? Per esempio... che bella giornata oggi, guardi in alto. Il diavolo sta sottoterra. Ecco, cioè buoni e cattivi, alta energia, bassa energia. Tu come ti muovi, anche come scrivi, ripeti il modello delle Vivian. Su questo non c'è nessun dubbio. 1921, Pulsar. Quando te scrivi, quindi, hai una relazione che la tua scrittura prevede sia questa dell'asse dello spazio e del tempo e dell'energia. Allora, te c'hai il tuo bel video nella testa, c'hai il tuo asse dell'energia che è in alto, alto-basso. Quando tu ti pieghi per scrivere, il tuo video si piega con te. E quindi quello che succede è che quando tu calchi sul foglio con la penna, stai lavorando sull'asse dell'energia. Cosa dice il grafologo? Il grafologo dice: le persone che non dicono le bugie, sostanzialmente, calcano molto sul foglio. Quindi, se uno calca molto sul foglio, non può fare il politico. Sostanzialmente è questo. Ma questo perché? Questo perché è... quello che succede è questo, vedete? Voi avete questo asse qui, che è l'asse dello spazio. Quando te vai verso l'altro... ci vai volentieri, non ti stai tirando indietro. Quando tu ti pieghi in questo modo, questo diventa l'asse dello spazio. E l'asse dello spazio, se te pigi tanto, vuol dire che sei uno che non ha bisogno di mascherarsi, che gli va in braccio all'altro, perché stai piegando così. Mentre l'asse dell'energia, che era verticale, tu lo sposti in orizzontale. E quindi quando tu scrivi in alto e in basso, in alto e in basso, questo sarà l'asse dell'energia. In alto, magenta, cioè te ti fai un sacco di seghe mentali. In basso sei legato alla materialità dei soldi, del sesso, del denaro, della situazione, vivi toccando le cose, sei cinestesico. Guarda come lo stesso asse che te hai, il stesso sistema delle linee, può essere applicato in 30 secondi a questa cosa qua. Non so che il sistema VHK, visivo, auditivo, cinestesico. Cosa dicono i PNListi? I PNListi dicono che se ti muovi gli occhi in una certa direzione, chiaramente stai attingendo a questi canali, che sono i canali della visione vera. Nel passato ho veramente visto questa cosa qui, visione inventata, me la sto inventando perché vedo una cosa che è nel futuro, quindi non la posso aver vista, no? Auditiva, analogously, e cinestesica in basso. No, non è così.
è meglio. Con il sistema evideonico tu vedi delle cose che prima non potevi vedere, perché il sistema evideonico prevede un comportamento triassiale, cioè c'hai anche questo asse qua. Come fai a vedere lo spostamento degli occhi su questo settore qui, no? Tu non ce la fai perché vedi piatto il movimento degli occhi. Quindi devi immaginarti che questo aggeggio qua sarebbe questo. Quando io muovo gli occhi in alto, il mio vettore si muove in questo modo e in questo modo. Quindi ho una componente auditiva del passato, visiva del passato ed energetica in alto. Cioè mi sta dando delle informazioni energetiche. Ma questa componente in alto io non la vedo, ma la vedo solo se analizzo anche il movimento del corpo, e cioè guardo come si muove con le mani. Mentre guardo così, lui può mettere le mani davanti, è l'unica cosa che posso spostare in avanti. Quindi il sistema evideonico, come se lo mette in tasca il sistema VHK, perché è in grado di avere tutta una serie di percezioni completamente differenti. Per esempio, in programmazione neurolinguistica, se tu ti muovi così, sei all'esame, mi parli del benzene, e questo comincia a fare così, no? Oppure comincia a fare così. Sostanzialmente la PNL dice: te non c'hai voglia di stare lì, vorresti scappare. Io ti dico anche se vuoi scappare dal tempo, cioè vuoi essere già finito l'esame, oppure vuoi essere al mare, in un altro posto. Quindi il sistema VHK ti dà delle informazioni aggiuntive che l'interpretazione videonica, che la semplice visione. Questo. Allora, vedete, il bioritmo. Il bioritmo non è una cazzata, il bioritmo è stato tirato fuori da dei medici, i quali hanno fatto delle misurazioni statistiche e hanno visto che ci sono tre parametri sostanziali che nei grafici, guarda con che cazzo di colore te li scrivono, blu, giallo, verde, rosso, sono gli stessi colori, guarda caso, delle pallette del tirare con la testa. Ma perché? Perché sì, perché ce l'hai dentro quei colori lì, lo sai che quelli sono i colori del corpo, del fisico, della mente e così via. E ci sono questi parametri. Da dove vengono fuori questi parametri? I parametri vengono fuori dalle frequenze di anima, di mente e di spirito. Vedete, le video le ho fatto con quei numeri lì che sono dei vettori. Non parliamo ora di come sono stati tirati fuori quei vettori, ma sono vettori. Allora, voi potete comprendere che 270 è un numero che dice quanti gradi deve fare la Luna per girare sul proprio asse, cioè la base del bioritmo, si basa su 270 gradi. Poi ti dico che 11,25, quindi 270 diviso 11,25 fa 24, così come 270 diviso 8,13 fa 33, così come 270 diviso 9,64 fa 28, dove 28, 33 e 24 sono le frequenze che noi troviamo qui, esatte, 24,0, 33,0, e quei numeri lì, 28, 33 e 24, dove vengono? 9 al quadrato più 6 al quadrato più 3 al quadrato, radice quadrata, è quel numero lì, è 11,25. Cioè, te comprendi esattamente che i vettori delle video sono esattamente un vettore che si fa col teorema di Pitagora, che ti dà il vettore somma che ti permette di capire a livello di semplice bioritmo come funziona il bioritmo. E te noti una cosa, che sostanzialmente a volte il bioritmo non torna. Certo che non torna, perché se la tua parte animica invece di essere blu è gialla, invece di partire in positivo parte in negativo qua sotto, e questo è quello che ti fa sbagliare quella che sovente è la tua percezione delle cose, la tua previsione delle cose. E poi c'è un altro piccolo errore che però è importante, ed è la curva della fisicità. Vedete come poi la curva dell'emozionalità dipende da 8,13. 8,13 è la frequenza animica, cioè la parte femminile del sé, cioè 4 al quadrato più 1 al quadrato più 7 al quadrato radice quadrata. Cioè è la parte delle frequenze della parte della femminilità, la parte animica. Vedete come torna tutto? Cioè con questo sistema te hai capito tutto.
24 e non 23, quello è una cosa fondamentale, e questo ha a che fare, ma ora non ve lo posso raccontare, con il movimento della Luna, perché la Luna ha delle anomalie, e quindi anomalie dipendono, si vedono da lì, ma questo sarebbe un'altra conferenza, che sarebbe un po' troppo MK ultrista. Come si fa a insegnare come è fatta la struttura della materia a un bambino piccolo? Sì, il quark, il fotone, guarda questo, il fotone e l'antifotone. Se io li collego colore e anticolore insieme, questi colori si annullano e io li metto insieme, sapete quante possibilità ho di mettere insieme questa roba? 144. Sapete cosa dice la New Age? Esistono 144 tipi di ologrammi. Oh, che strano. Come è fatto un elettrone? L'elettrone è un leptone. Di leptoni ce ne sono tre. E tre che fanno sei, ci sono lettoni e antileptoni. Un elettrone è un leptone, poi ci sono i neutrini e così via. Allora, guardate come fa, il collegamento è a due. Uno è un fotone, questo è un antifotone. Fotone e antifotone che sono collegati insieme. Capite che la materia è fatta di fotoni e antifotoni e l'antimateria è fatta di antifotoni e fotoni. Quindi la luce e l'antiluce costruiscono sia la materia che l'antimateria, ma danno sempre origine a immagini speculari di sé. Come si fa lo spin? Tutti hanno sentito parlare dello spin. Lo spin è la particella che ruota sul suo asse. No, anche no. Dirac dice di no. Dirac, premio Nobel per la fisica, dice che è uno stato quantico, sostanzialmente. Lo spin si ricava da queste formule in questo modo. Quante unità fotoniche ho? Due. Quante unità antifotoniche ho? Una sola. Meno uno, mezzo. Quante unità fotoniche ho? Una. Un mezzo. Lo spin dell'elettrone è o più un mezzo o meno un mezzo. Il quark qualche volta, come diceva Piero Angela, è fatto così, in alto, vedete? Uno, due, tre. C'è unità fotonica, antifotonica, fotonica. Sono tre. Vogliamo fare lo spin? Bene, quante unità fotoniche ho? 3 e lo metto sotto. Sopra ci metto il numero di fotoni, 2, più 2 terzi, oppure di antifotoni, meno 1, meno 1 terzo. O non è quello lo spin del quark? Uguale. Te prendi questi cosini, li fai sbattere tra di loro e vedi i pezzi che si agganciano e che si sganciano ed ottieni gli stessi esperimenti del Large Hadron Collider, solo che ho risparmiato 27 milioni di dollari ogni volta che lo faccio con le palline colorate sulla mia scrivania. Non è male. Questo è un gluone. Un gluone è fatto di due fotoni che sono collegati insieme a tre, in quel modo lì. Bene, il gluone che spincia? 2 diviso 2. 1. Il gluone già spinge 1. Uguale. Cioè, è inutile che quelle palline colorate insegni ai bambini come è fatta la materia. È molto più semplice. Large Hadron Collider può chiudere. Ah, sì, che me ne fai? Sai perché con quanti ospedali ci faccio con 27 milioni di dollari? Per cercare il bosone di Higgs che non esiste. Vabbè, questa è... Questo l'enneagramma di Gurdjieff. Allora, l'enneagramma di Gurdjieff, come voi spostate questa freccina qui e la girate qua, questa freccina qui e la girate qua, ottenete un'altra figura. Ottenete il diagramma della personalità, no? Le nove personalità. Ottenete tre triangoli. Ogni triangolo, questo lo vedete nel mito, le personalità sono fatte così. Pensa, questo è il mito norreico di come è fatto l'universo. Tre triangoli. Cioè, il mondo di Odino è costruito come l'Evideon. Uguale. Identico. Ho rappresentato anche in questo modo come tre triangoli. Ogni triangolo è la rappresentazione di un asse. Magenta, centro, verde. Dove il centro è un colore grigio. Rosso, bianco, ciano. Blu, nero, giallo. E quando te vai a fare sulla tabellina tutte queste cosine, scopri che le personalità sono esattamente identiche a quelle che vengono fuori da un ipotetico soggetto che si muova in questo mondo. Per esempio, prendiamo il blu. Io sono una personalità 1,
cioè sono basato sul colore blu. La personalità 1 dice la tipologia classica, il giudice, colui che ti sta a vedere, che ti giudica, che vede tutta la... ti rompe anche le palle stare col giudice tutta la vita. Ma perché? È qualcuno che è sostanzialmente auditivo, che guarda al passato. È un auditivo che guarda al passato. Quindi è qualcuno che è legato alle regole e che quando ti deve vedere a te al centro dell'ologramma, ti giudica perché lui ha le sue regole e non si può fare una cosa nuova, è sempre stato fatto così, perché da oggi vorresti fare in un altro modo? No? E il giudice è così. Tutte le personalità sono perfettamente incollate sopra a questa cosa, incollate. Finisco qui, così poi se qualcuno vuole fare una domanda. L'oroscopo, ci ho messo sopra per farvi vedere la croce delle video. Allora guardate, il toro... E che ne so, davanti lo scorpione. Poi ci abbiamo l'acquario e ci abbiamo il leone. Questa è la posizione fondamentale di come si mette l'Evideon all'interno della posizione degli spazi. E si interpreta così. Capite che con questo sistema voi potete diventare grafologi in 5 secondi per capire esattamente come si piega, oppure... scopari cioè risparmiate 160 euro per esempio l'acquario, sostanzialmente l'acquario è uno che si trova nel passato, quindi per acquisire la consapevolezza di sé lui sta guardando al centro dove c'è la perfezione, se vogliamo dire così. Quindi l'acquario è uno che guarda sempre al futuro perché sta nel passato, e guarda al futuro perché è nel futuro che deve trovare il suo modo di gestire la realtà. Il toro ha una caratteristica fondamentale: per poter guardare al centro deve fare qualcosa, cioè si deve muovere lungo l'asse dello spazio. Il toro è lento. Il toro, quando aspetta l'autobus, deve prendere l'autobus, penserà a prendere l'autobus, quando si decide l'autobus è già passato, no? Allora vedi come l'interpretazione, che è del tutto geometrica, è sempre un'interpretazione archetipale, dove noi viviamo in un ologramma fatto sempre con le stesse regole, non cambia nulla. E a questo punto, visto che sono le 12:47, ci abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno vuole fare un pochino di domande magari lo facciamo fino alle 13. Sì, domande veloci, brevi e veloci, e inerenti ovviamente al tema. Allora, alzate. Allora, riguardo la costretta fino ad adesso, avevo un dubbio riguardo lo spirito e la mente del secondo creatore, visto che hanno anche quello di cosa si intende. E poi volevo chiedere, all'interno del PCT, diverse situazioni rispetto a altri alieni. Le situazioni sono le sfere esterne, le sfere fuse con la tua e anche le memorie reattive. Gli alieni sono il Soroide, il Lorenz e il Notista. Sì, semplifico. Non mi ricordo la prima parte della domanda. Noi quello che vediamo all'interno della sperimentazione effettuata con il TCT è che l'unica delle tre componenti che è di là, che è venuta di qua, è la parte animica, cioè la parte gialla. Non ci sono altre componenti, perché le componenti che stanno di là non hanno bisogno di venire di qua, che sono la parte spirituale e la parte mentale. Sono di là e rimangono di là, non possono sostanzialmente venire di qua, per il semplice fatto che se anche un'altra componente venisse di qua, chi vive dalla parte di là morirebbe. Perché per essere vivi devi avere almeno due componenti, si vede attraverso i grafici dei vettori. Due componenti ti garantiscono tre assi, quindi uno spazio, un tempo e un'energia. Se te togli una componente, ce ne metti una sola, hai o due assi di spazio e tempo, ma non hai l'asse dell'energia, per esempio. Quindi te sei morto, non vivi in questo universo, non puoi esistere in qualche modo.
Quindi la parte animica è l'unica che poteva venire di qua, lasciando vivi gli altri di là. Se ne veniva un'altra era la fine. E la parte animica viene di qua perché non si vuole sottoporre alla, a quello che invece ha avuto la parte blu. Nell'analisi della tipologia aliena, la parte animica blu è più cogliona della parte gialla, perché vede nell'uomo primo, vede in Vishnu, vede nel suo creatore il suo babbo, e crede a questa cosa e ci piange quando scopre che invece non è così. La parte gialla è proprio l'esperienza che ha già fatto, non si è fidata di Shiva, è scappata perché non voleva essere sottoposta, e quindi è più scafata. Le parti gialle riescono più rapidamente a fare l'unificazione che non le parti blu. Quindi non abbiamo, abbiamo solo la parte gialla che viene di là, le altre parti non ci possono proprio venire. Per quanto riguarda l'aspetto della stanza, quando te nella stanza c'hai sfere dentro e fuori, devi analizzare chiaramente in modo archetipale quelle che sono le situazioni. Quindi sostanzialmente la maggior parte delle volte l'alieno appare come una sfera, di colore strano, e allora nasce il problema, la problematica di dire: ma questo qui chi è? C'ho tre sfere, quattro sfere, cinque, la mia parte animica qual è, eccetera, eccetera. Allora, siccome te sei il creatore dell'universo, sei te, ragioniamo rapidamente, cerchiamo di risolvere il problema alla base. Te sai esattamente quello che succede, inconsapevolmente lo sai, quindi dentro di te analizza la tua situazione, e quando dici: ma quello lì mi sembra la mia parte animica, ma in realtà non mi fido mica, ecco, quando ti hai detto non mi fido vuol dire che non è. Fidati del fatto che non ti stai fidando. Oppure, altro esempio, le parti si uniscono insieme e non si vogliono unire. La mia parte animica ha detto non mi voglio unire, non esiste. La parte animica si vuole unire. Quando non si vuole unire, quella parte animica non è la parte animica. Allora poi vedremo oggi pomeriggio come fare. Insomma, al di là di tutto c'è sempre quello che conta, in un contesto anche ampio, fidati delle tue sensazioni, perché se te credi che qualcuno ti sta coglionando, come direbbe il mio amico a Roma, vuol dire che sta succedendo quello, perché te sei il creatore dell'universo, te lo sai in realtà inconsapevolmente chi c'è davanti. Poi comunque oggi pomeriggio faremo un'analisi più approfondita di questo aspetto. Bene, se c'è un'altra domanda, sempre dunque qua. Buongiorno. Sì. Avevo bisogno di un chiarimento inerente al discorso tra point energy e il discorso di anima e spirito. Sì. Allora, nel momento in cui uno va a finire nello zero point energy, praticamente va come se fosse in un'altra dimensione. O almeno io ho provato questa cosa. Nel momento in cui io riesco a farlo con qualcun altro, praticamente mi può aumentare l'energia a dei livelli decisamente superiori. Però c'è un elemento al di dentro. Perché se l'anima è comune a tutti, a quel punto l'abbinamento è fatto con lo spirito. Perciò non dobbiamo parlare di anima gemella, ma di spirito gemello. Secondo, ritornando all'esempio che io sono per la strada, uno mi accoltella perché sono io che me lo tiro. In quelle condizioni l'abbinamento non può essere con uno che me la sono tirata, ma con uno che è complementare a me, non all'opposto di me. Sì, sì. Allora, analizziamo per benino questa situazione. Non mi ricordo più la prima parte. Zero Point Energy. Allora, è uscito un articolo interessante su una rivista di neurofisiologia nel 2014, quindi abbastanza recente, in cui fanno il seguente esperimento: prendono 35-37 persone, un numero così, e li dividono in gruppi di 2, 2, 2, 2, 2, poi si scambiano i gruppi tra di loro. Quindi hanno fatto un sacco di esperimenti. Ci hanno due stanze, ci hanno due apparecchi per la misurazione dell'elettroencefalogramma. A coppie prendono due persone e li mettono collegati all'apparecchio. Alla prima persona nella prima stanza gli fanno l'elettroencefalogramma, cioè gli sparano le sensazioni auditive, visive, ottiche, eccetera, e registrano. Nella seconda stanza dicono al soggetto: guarda, fai finta di collegarti in qualche modo, come fai te, non lo so come, con la mente di quell'altro, mentre gli stanno facendo l'elettroencefalogramma, e gli registrano l'elettroencefalogramma. I due elettroencefalogrammi sono uguali.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io nel mio cervello mi sono collegato in qualche modo al cervello dell'altro e ricevo e sento tutte le sensazioni dell'altro, perché io e l'altro siamo in quell'istante in qualche modo la stessa persona. Siamo entangled, cioè uno è un fotone, l'altro fotone, quando uno ho pestato il piede a uno, l'altro sente il dolore. Quindi questo è un po' l'aspetto dello zero point energy. Nella relazione con l'altro io devo tenere presente un aspetto che è questo. Ammettiamo che io non sono unificato, quindi ho una mia mente, una mia anima e un mio spirito. Non è obbligatorio avere la triade, io potrei non essere animico. Quindi se non sono animico, la mia parte animica non c'è dentro di me, è da qualche altra parte, c'è, ma io non ne ho consapevolezza e coscienza in qualche modo e lei non ha consapevolezza e coscienza di me. Se io sono una triade divisa e mi incontro con una triade divisa, la mia relazione può essere una relazione totale, o solo una relazione spirituale, o animica o mentale. Esempio, nel rapporto amoroso, tra virgolette, perché abbiamo detto che l'amore non esiste sostanzialmente, però facciamo finta per un attimo di dare l'accezione che noi tutti conosciamo alla parola amore con un altro, ecco che la mia parte animica solamente si può correlare con la parte animica dell'altro e quindi sarà un amore animico, oppure spirituale, oppure solamente mentale, come noi abbiamo imparato dalla letteratura, insomma in qualche modo dalla nostra esperienza a vivere, no? L'amore platonico è un amore mentale. Bene, in quel contesto le altre parti possono farsi la guerra dove una delle tre parti invece è in armonia, è in simbiosi mutualistica. È evidente che quando io ho a che fare con l'altro posso trovarmi nella situazione assolutamente plausibile che una parte di me magari è in accordo con l'altro, una parte non gliene frega niente e una parte è contraria. Nell'istante in cui l'altro mi accoltella, cosa che potrebbe essere, io devo capire questa cosa qui, perché io potrei essere anche d'accordo con il mondo intero, ma è la sua parte maschile che ce l'ha con me. Per esempio, in un rapporto maschio-femmina, quello che si vede sostanzialmente è che molte volte la parte maschile di uno dei due contendenti è geloso del maschio dell'altro, perché vuole tenere l'anima tutta per sé. Allora, in quel contesto, mentre lei mi ama tanto animamente, lei spiritualmente m'ammazzerebbe. E quindi ti trovi nel tuo compagno un aspetto che è distonico, che ti appare ciclotimico, che te non capisci, ma come mai 5 minuti fa mi hai detto ti amo e poi 5 minuti dopo mi dai una coltellata? Questo accade proprio per questo motivo. Prego. Chiave di lettura, ma una volta che uno ha capito il trucco poi ce la fa. Ok? Ok, facciamo l'ultima domanda. Prima della pausa pranzo, se prima parlare delle esperienze di premorte. Sì. Alcune fonti su internet, mi sembra che anche tu sia accennato, ci sono degli inganni dall'altra sì. parte, sì. Che a volte il tunnel di luce può essere una trappola. Sì. Sì. Se uno realizza l'integrazione, sì. dovrebbe essere immune a questo tipo di... Sì. Sì. Allora, c'è una slide su questa cosa, ma vi anticipo questo. È quella che io ho chiamato la sindrome di Piero Angela, Perché? Perché? Non perché Piero Angela, poverino. Va bene, Piero Angela. Un giornalista scientifico, cioè intendo dire con la sindrome di Piero Angela la sindrome della persona estremamente razionale, no? Che non c'è nulla di male a essere estremamente razionali, ma il male, tra virgolette, che non esiste, ma è solamente una tua esperienza, c'è nel rifiutare l'altra parte animica, cioè te devi essere uno sciamano e uno scienziato insieme. Se sei solo sciamano, solo scienziato, prendi delle cantonate della Madonna. Allora, che siccome noi siamo i creatori del nostro universo, quando tu ti crei il tuo universo, e questo si vede dall'esperienza di premorte, si vede proprio questo, che quando tu torni indietro a raccontare, in quei pochi casi che è possibile farlo, quello che hai visto, tu hai visto un universo come tu credi che l'universo sia. Un russo, un ingegnere russo, che è un ingegnere elettronico, esperto di computer, vedeva di là come un grande computer. Il grande sciamano che è andato di là ha visto questa grande sfera bianca che è la sua coscienza, ma che è Dio, che è l'universo fatto così. Cioè, se te
credi che l'universo sia fatto in quel modo, ma non hai la consapevolezza che te lo stai creando te, la tua creazione si amplifica in modo tale che la tua inconsapevolezza non ti fa capire che quella è la tua creazione. Che cosa succede con Piero Angela? Piero Angela crede che di là non ci sia niente, si crea il suo inferno. Vai di là e sarai sempre in un posto in cui non c'è una mazza. Allora, fammelo subito il TCT, perché sennò dopo ci troviamo nelle condizioni di Piero Angela. Buon appetito.